Grazie per la grande partecipazione del pubblico di questa sera, Alfonso Vittorio Emanuele. Il buongiorno si vede dal mattino, ma è solo un errore tecnico, quindi ci riprendiamo subito alla grande. Buonasera a questa immensa folla. È una tradizione quella del confronto organizzato dal giornale della città Il Tableau a Corso Vittorio Emanuele. Praticamente la nostra trasmissione, il programma di questa sera, questa manifestazione è Fora Port. Innanzitutto è importante fare una specie di appello iniziale di questa manifestazione. Siamo un popolo e soprattutto abbiamo dimostrato di essere un grande popolo nelle battaglie che abbiamo anche perso. Siamo nell'occhio del ciclone, siamo degli osservati speciali da parte di tutti. Ci etichettarono camorristi quando quel famoso 29 agosto non abbiamo svolto attività da camorristici durante quel famoso corteo. In altre città, nelle manifestazioni per rifiutare la munnezza che arrivava, si sono sparati anche dei colpi. Lì c'era la camorra, qui no. Questa sera la nostra vuole essere soprattutto una dimostrazione che siamo una grande terra, un grande popolo, per 2 ore di dibattito, per capire per come sarà gestita per 5 anni di governo da coloro che si sono candidati alla guida della città, i 5 candidati a sindaco. Pertanto a voi vi chiedo di sottolineare le risposte che daranno i candidati a sindaco con l'applauso, mentre con il silenzio quelli che non condividete. Diamo dimostrazione all'Italia che Acerra è una grande città, è un grande popolo. Passo la parola al mio collega Stefano Petrella. Buonasera. Ciao. Noi Tablo vi diamo il benvenuto al tradizionale confronto che organizziamo in occasione delle elezioni comunali ad ogni occasione. Quest'anno si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione diretta del Sindaco. Riteniamo che l'importanza e la complessità di queste elezioni necessitano di alcuni numeri. Questa tornata elettorale è caratterizzata da 5 candidati a Sindaco. Il colonnello Antonio Grimaldi, di 53 anni. Il dottor Giovan Battista De Laurentiis, 34 anni.
il dottore Domenico De Luca, 75 anni. Il geometra Raffaele Lettieri, 42 anni. Il signor Arturo Nuzzo, 40 anni, che non è tra noi. Si sono presentate 28 liste, di cui 14 partitiche e 14 civiche, per un totale di 574 aspiranti alla carica di consiglieri comunali, per sole 24 poltrone. Questo esercito è così ripartito: con Grimaldi 193 candidati in 9 liste, con De Laurentiis 36 candidati in 2 liste, con De Luca 129 candidati in 6 liste, con Lettieri 200 candidati in 10 liste, con Nuzzo 16 candidati in un'unica lista. Diamo uno sguardo nel dettaglio ai candidati a sindaco. Antonio Grimaldi, 53 anni a luglio, è tenente colonnello della Guardia di Finanza, è il candidato della coalizione di centrodestra oltre Acerra. Già vice sindaco di Acerra da luglio 2009 ad aprile 2011, data in cui si è dimesso dalla carica per motivi prettamente politici e amministrativi, è sostenuto da un'ampia coalizione formata da 9 liste tra partiti e civiche. Partito delle Libertà, Grimaldi per Acerra, Città Nuova, Noi Sud, Udeur, Movimento Sociale Europeo, Campania Idea Mediterranea, Democrazia Cristiana, Acerra Giù la Maschera. Il candidato Giovan Battista De Laurentiis, di 34 anni, laureato in filosofia e giornalista pubblicista. Professionalmente si definisce precario ed è sindaco della coalizione Sinistra per Acerra. Già assessore e vice sindaco della città dell'amministrazione Marletta e sostenuto da 2 partiti, Federazione della Sinistra e Sinistra Ecologia e Libertà. Domenico De Luca, di 75 anni, è pensionato. Già dirigente superiore del settore sanitario della Regione Campania. Già assessore e consigliere comunale della città, è il candidato sindaco del centrosinistra più 3 liste civiche. La sua coalizione, Acerra Merita, è sostenuta da 6 liste. Partito Democratico, Italia dei Valori, Italia Popolare, più Generazione Acerra, Riformisti per Acerra ed Unione Civica. Raffaele Lettieri, di 42 anni, è un professionista, un geometra, è il candidato del terzo polo più centrosinistra. Già consigliere comunale, presidente del consiglio nella passata esperienza amministrativa e sostenuto da un'ampia coalizione di 10 liste, tra partitiche e civiche. L'UDC, API, il Partito Socialista Italiano, Futuro e Libertà, Verdi Ecologisti, Voglia di Fare, Acerra nel Cuore, Idee Nuove, Acerra è Tua, Insieme per Lettieri. Arturo Nuzzo, di 40 anni, lavora nella pubblica amministrazione presso il Tribunale di Napoli. È il candidato del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo ed è sostenuto da un'omonima lista. È il momento di passare la parola a Pasquale Sansone, direttore di Tablò e movimentatore della serata. Grazie Stefano. Partiamo subito con una domanda per tutti e 4. A questo punto, visto che Arturo Nuzzo del Movimento 5 Stelle non ha partecipato a questa manifestazione, come del resto a tutte le manifestazioni, ed è una scelta del loro movimento non partecipare, la rispettiamo. Allora, partiamo per com'è la disposizione e magari anche dall'ordine alfabetico, quindi al colonnello Grimaldi. Questa è una domanda per tutti e 4 voi. Puoi identificare meglio dal punto di vista della composizione e dell'appartenenza politico-partitica la sua coalizione? Di fronte a che coalizione ci troviamo? Prego, colonnello. Allora, si trova sicuramente di fronte all'unica coalizione omogenea, forte e coesa in termini di professionalità, professionali, politiche ed amministrative. La mia è una coalizione di centrodestra, parte dal PPL, il Partito delle Libertà, e finisce alla lista Grimaldi, dove sono inserite tutte le anime uscenti dal partito UDC che abbiamo lasciato dopo 20 anni per esserci opposti all'ingresso nel partito di un soggetto per il quale e con il quale non abbiamo mai condivisi gli stessi valori politici ed amministrativi.
l'intera lista UDC e oggi Grimaldi con Grimaldi per Recerra. Siamo partiti. Sono partito nel segno della discontinuità politica ed amministrativa. Il 13 marzo annuncio alla città di Acerra di essere o di intendere di essere il candidato sindaco di questa città solo con la mia lista, con Grimaldi per Acerra, con l'intenzione di aprire un parco nel centro-destra, da troppi anni a casa a guardare la politica degli altri. È impensabile che in un territorio come il nostro le risorse sane, le risorse di destra, per anni sono stati a casa e hanno guardato passivamente il crearsi di un fenomeno elettorale, di un baraccone politico elettorale senza contenuti. Il 13 marzo annuncio la volontà di formare il centrodestra e mi ritengo già un vincente, in quanto in 15 giorni ho messo attorno a un tavolo e nelle mie liste tutto il centrodestra di Acerra, a partire dalla famiglia Bigliardo a finire all'avvocato Bianco. Grazie. Giovan Battista De Laurentiis, che tipo di coalizione è la sua? Buonasera innanzitutto a tutte le cittadine e i cittadini. Definire la mia coalizione è abbastanza semplice: noi siamo la sinistra di Acerra, siamo riusciti a riunificare i partiti della sinistra, quella vera. Io sono della federazione della sinistra che vede assieme già l'unificazione dei comunisti, di Fondazione Comunista e Comunisti Italiani, e abbiamo arricchito tutto questo con il contributo di Sinistra Ecologia e Libertà. Quindi siamo una coalizione omogenea, abbiamo un programma omogeneo, abbiamo un'idea di città. Ci candidiamo a queste elezioni per rappresentare i veri bisogni della popolazione. Quella popolazione che ogni giorno ha difficoltà perché è composta da precari, da disoccupati, da pensionati, da persone in carne ed ossa con problemi, esigenze e bisogni che devono essere interpretati da una coalizione politica che abbia un disegno reale per questa città. Questa è la mia seconda candidatura. Io sono già stato candidato nel 2009 e in qualche modo proseguiamo quel ragionamento che abbiamo iniziato. Dicemmo che in qualche modo le due coalizioni che si erano presentate, quelle più grandi, non avrebbero garantito stabilità di governo a questa città, e purtroppo la storia ci ha dato ragione. Questa città merita stabilità, questa città deve essere letta, interpretata e bisogna lavorare per il bene comune, e noi ci candidiamo a farlo, ci candidiamo a vincere queste elezioni, ma soprattutto a governare questo paese non solo per i prossimi 5 anni, ma abbiamo l'ambizione di governarla per i prossimi 10 anni. Acerra. Grazie dottore De Laurentiis. Dottore De Luca, che tipo di coalizione è la sua? La coalizione nasce dopo aver fatto un attento e approfondito esame e disamina della situazione politica locale, caratterizzata da profonde lacerazioni, da profonde divisioni, da aspre contrapposizioni che sono la vera causa dell'ingovernabilità del paese. Cioè sono anni ad Acerra che non si riesce a garantire un'amministrazione stabile o a ricandidare il sindaco uscente. Questo è uno dei motivi per cui la città è in crisi e i problemi non si riescono ad affrontare. Allora, dopo aver fatto questa analisi, le forze politiche di centro-sinistra e tre liste civiche, facendo un passo indietro, andando un po' al di là di quelli che sono gli steccati ideologici e ponendo al centro dell'attenzione gli interessi del paese, hanno ritenuto di costituire una coalizione che andasse un po' al di là degli schemi tradizionali, con un preciso obiettivo. L'obiettivo è quello di assicurare la governabilità del Paese, rinascita del Paese e riportare la politica nel suo ruolo naturale, nel suo alveo naturale. Cioè, in effetti, oggi se la politica è quella che è, cioè lacerazione e scontro, in effetti la città non potrà mai avere una rinascita alla quale tutta la città aspira, perché in effetti con le lacerazioni e le divisioni i problemi non si discutono, si ritardano, si perdono soltanto in discussioni oziose e inutili e i problemi restano sempre dove sono. Quindi questa divisione, questa coalizione in effetti ha voluto fare uno strappo
a quelli che sono, diciamo così, gli schemi tradizionali, con l'obiettivo di portare, di traghettare il paese in acque più tranquille per far uscire quindi il paese da questa sacca, per far uscire il paese da questo immobilismo in cui da anni è stato impiegato. Grazie dottor Benuca. Giovane Ralettieri, che tipo di coalizione è la sua? Allora, buonasera a tutti, voglio ringraziare il direttore Sazzone per averci dato questa opportunità di spiegare al popolo tante cose che magari molte volte diventano un giuccio di marciapiede. Ora siamo in una pubblica piazza e possiamo ragionare insieme. Grazie per questa manifestazione. Dunque, la mia candidatura è completamente diversa da quella di altri. La mia candidatura innanzitutto nasce all'insegna di una coerenza politica. Una coerenza politica che vede il mio percorso politico iniziare nel 1994, quando mi sono candidato nell'allora Partito Popolare Italiano di Martinazzoli, successivamente un'esperienza nelle liste civiche, per poi, in attesa che si creasse quel grande partito dei moderati italiani che è l'UDC. Nella mia storia politica ho sempre fatto alleanze di centro con e governato quando ho governato con forze di sinistra, e noi siamo rimasti in quell'alveo. In quell'alveo abbiamo fatto questa coalizione che si è riunita intorno al programma, e intorno al programma mi hanno chiesto la candidatura. Quando mi hanno chiesto questa candidatura, io innanzitutto sono stato onorato, perché guidare una città di 60.000 abitanti, la mia città, è una grande fatica, ma è un grande onore, ed io lo farò con tutte le mie forze. Vorremmo sapere il colore della sua coalizione e soprattutto dove è identificabile. L'ho detto. Centrodestra, sinistra, centrosinistra più liste civiche, la sua invece è? Ho detto che la mia coalizione è una coalizione di centro alleata con la sinistra e con le liste civiche. Le liste civiche le conosciamo tutti quali sono, i partiti di sinistra sono il Partito Socialista e i Verdi Ecologisti. E quindi praticamente noi all'interno di quest'alveo l'unica cosa che è cambiata rispetto al passato è che mentre prima c'era una coalizione, è importante spiegare alla gente piuttosto 15 secondi. Dunque le dicevo, una coalizione che mentre altre volte era guidata dalla sinistra, ora è guidata da un centro forte alleata con la sinistra ed è nata senza fibrillazioni e senza aggregazioni fatte all'ultimo. Grazie Giovane Ralettieri. Allora prendiamo atto che ci troviamo di fronte ad una coalizione di centrodestra, una coalizione di sinistra, una coalizione di centrosinistra più tre liste civiche, una coalizione di centro più la sinistra. Tre sinistre sul palco, una sola di centrodestra. Il commissario prefettizio di Acerra, il prefetto Marcello Fulvi alla guida della città, da giugno 2011 non ha svolto la sola ordinaria amministrazione, è andato oltre. Il suo passaggio ad Acerra lascia un segno forte, preciso, indelebile. È partito proprio da dove la politica si era bloccata ed era fallita. Ha dato il via ai lavori della piscina che poi si sono fermati per il ritrovamento di reperti archeologici. Ha aderito al protocollo della stazione unica appaltante, organo collegiale a regia prefettizia, di svolgimento di tutte le gare di appalto, a partire da un determinato valore. La stazione unica appaltante prevede il collegamento con le prefetture, che possono chiedere in ogni momento di fornire dati, informazioni utili per le prevenzioni delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle gare. Il protocollo è stato stipulato con la prefettura di Napoli e il provveditorato interregionale delle opere pubbliche. Cosa significa? È una garanzia maggiore in conformità ai principi di legalità e di trasparenza di un comune. Inoltre, in tempi decisamente brevi è possibile realizzare opere pubbliche di interesse collettivo. Quelle opere che superano i 200.000 euro
e 250.000. Inoltre ha deliberato l'adozione del PUC, il piano regolatore. Che cos'è il PUC? È il piano urbanistico comunale, cioè lo strumento di gestione del territorio comunale. I suoi elaborati cartografici e tecnici e norme in materia di legge urbanistica regolano la gestione dell'attività di trasformazione territoriale ed urbana del comune. Il PUC nasce per aggiornare il vecchio piano regolatore. L'approvazione di un PUC rappresenta il volano di una comunità. Al PUC è stata attribuita la caduta di alcune amministrazioni. Ha deliberato la realizzazione di un cantiere comunale pubblico nell'area marchese zona PIP per i veicoli della società incaricata al servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Stazione unica appaltante, cantiere pubblico comunale, delibera e approvazione del PUC, altro che ordinaria amministrazione. Questo è uno schiaffo alla politica di questi anni. Geometra Lettieri, dove vi siete persi? Noi non ci siamo persi da nessuna parte, direttore Sanzoni. Noi, come Consiglio Comunale, abbiamo approvato tutti gli atti necessari per approvare il PUC. Io sento decantare tutti dell'approvazione del PUC, da destra a sinistra. Io le posso dire una cosa. 3 minuti, Le posso tirare fuori la delibera che ho qui e vedere i nominativi dei consiglieri comunali che hanno approvato le linee di indirizzo del PUC. Questa delibera la fornirò alla stampa in questi giorni, così vediamo tutti coloro che erano d'accordo a fare il PUC e tutti coloro che invece erano assenti in quella seduta. Poi subito dopo tutti hanno deciso che il PUC era una cosa bella, fermo restando le varie dichiarazioni giornalistiche, ma noi non dobbiamo fare polemica. In ogni caso, riguardo a PUC e riguardo alle altre questioni, quando questa materia è approdata in consiglio, il consiglio comunale ha sempre deliberato, non ultimo quando quando è arrivato in consiglio comunale il PUC, il consiglio comunale all'unanimità ha deliberato che non appena arrivassero i pareri necessari per l'approvazione si passava all'approvazione del PUC. Tant'è vero che il PUC è stato approvato 20 giorni fa, all'incirca, la data non la ricordo, cioè dopo 2 giorni che era arrivato l'ultimo parere necessario, cioè quello dell'autorità di bacino. Quindi se il commissario non l'aveva fatto fino a quella data è perché evidentemente mancava l'ultimo parere. Questa è la storia. Rispetto agli altri atti amministrativi di gestione, tengo a precisare qual è il ruolo e la funzione del Presidente del Consiglio Comunale, che è un consigliere comunale che organizza e ordina i lavori del Consiglio. Non è materia di gestione e quindi tutto quello che c'era da fare, il Consiglio Comunale, nella totalità dei suoi componenti, ha deliberato ciò. Grazie, Geometra Lettieri. Dottor De Luca, uno schiaffo alla politica. Stazione unica appaltante, cantiere pubblico comunale, delibera di adozione del PUC, gli atti che ha promosso il commissario prefettizio ad Acerra. Uno schiaffo alla politica. È uno schiaffo alla politica, mi rifaccio a quelli che dicevo prima. Cioè le turbolenze interne che ci sono nella politica non consento di poter affrontare con una dovuta serietà quelli che sono i problemi della città. Cioè in effetti non c'è un confronto civile, ci sono soltanto contrapposizioni, delegittimazioni, anche perché si formano le coalizioni che non sono in effetti coese, coalizioni che nascono più per vincere che non per governare. Cioè la cultura del potere prevale sempre più sulla cultura della governabilità. Poi i nodi vengono al pettine, perché quando si passa alla fase attuativa del programma, è chiaro, siccome le coalizioni si formano non su un programma concordato, vengono quindi i contrasti e non vanno più avanti con la crescita della città, con i vari provvedimenti approvati. Io per quanto mi riguarda, nel programma che tengo io, della mia coalizione,
I tre punti che sono all'ordine del giorno e sono i punti, diciamo così, più importanti sono quelli della razionalizzazione della spesa pubblica, quelli dell'ambiente e quelli del PUC. Cioè l'adozione del piano regolatore era indicato come uno dei punti prioritari del nostro programma. Fortunatamente il commissario ce l'ha già adottato, quindi ci ha già risolto un grosso problema che era quello dell'adozione del piano regolatore, perché è uno strumento importantissimo di quanto riguarda e disciplina il futuro della nostra città. Ora bisogna, appena sarà completato l'iter amministrativo, bisogna passare alla fase dell'ufficio piano per entrare, diciamo così, nella fase attuativa del piano regolatore, per vedere che tipo di sviluppo noi vogliamo sul nostro territorio. Questo è, diciamo così, uno strumento molto importante, perché finalmente teniamo una grossa area, un'area, diciamo così, importantissima perché è vasta, un'area strategica, quella della Marchesa, nella quale è prevista anche il PIP, che significa sviluppo industriale, sono una zona vasta nella quale si avranno certamente grossi insediamenti produttivi e nella quale potrà essere prevista, questa poi sarà una cosa che verrà poi discussa e su cui mi auguro che ci sia anche l'intesa tra le forze della coalizione. Grazie, dottor De Luca. Per quanto riguarda, per quanto riguarda un'area, un parco a tema. Grazie, dottor De Luca. Dottor De Laurentiis, stazione unica appaltante, cantiere pubblico comunale, delibera di adozione PUT. Il commissario prefettizio ha dato uno schiaffo alla politica. Dove vi siete persi? Aggiungo che ha dato uno schiaffo a un certo tipo di politica, a un certo modo di fare politica. Attenzione, perché la domanda che lei pone, dove ci siamo persi, è la domanda che noi abbiamo posto per due anni della precedente amministrazione. È possibile che stiamo parlando di un piano regolatore fatto dall'amministrazione della quale io facevo parte, che ho approvato in giunta, e prima che io l'approvassi in giunta c'è stato le dimissioni di una serie di assessori che non lo volevano approvare. Noi con coraggio l'abbiamo approvato in giunta, per due anni non è stato fatto quello che si poteva fare, cioè sollecitare questi famosi pareri dei quali si parla, e poi un commissario prefettizio ha giustamente approvato il piano regolatore fatto dall'amministrazione della quale faccio parte. Che cosa significa? Che quel piano regolatore era un piano regolatore di tutela della città, che salvaguardava tutta la città e non una parte, non dei gruppi, non dei singoli, non degli interessi particolari, perché un uomo dello Stato come il commissario prefettizio altrimenti non l'avrebbe di sicuro approvato. La piscina anche quella è un'attività che è stata svolta e siamo riusciti ad ottenere il finanziamento durante l'amministrazione della quale facevo parte. Così come la stazione unica appaltante è una cosa interessante, io ho assistito a tanti consigli comunali nella precedente amministrazione, devo dare atto che c'erano consiglieri comunali che proponevano questa cosa, non si riusciva a chiudere una vicenda che era di una semplicità enorme. La forza politica che rappresento su questa vicenda ha fatto una battaglia in tutta Italia, è un'istituzione utile proprio per sconfiggere quei meccanismi perversi che cercano di condizionare l'amministrazione comunale. E poi il tema dei rifiuti, se oggi possiamo parlare di raccolta differenziata è perché si ragiona su un piano elaborato ancora una volta dalla precedente amministrazione della quale ho fatto parte. Insomma, abbiamo vissuto una parentesi, io dico negli ultimi due anni, dico spesso una parentesi strana, complicata, oscura, che ha portato un sindaco a dimettersi parlando di trucchetti e sgambetti. Noi abbiamo detto una serie di cose in consiglio comunale, ci aspettavamo la verità. A questo punto, visto che abbiamo il vice sindaco di quell'esperienza, il presidente del consiglio di quell'esperienza e un candidato dei partiti più grossi, il partito in particolar modo il partito dell'ex sindaco, io chiedo a loro quali siano le ragioni che hanno fatto sì che per due anni c'è stato. Grazie, dottor De Laurentiis. Colonnello Grimaldi, stazione unica appaltante, cantiere pubblico comunale, delibera di adozione PUC.
gli atti del commissario prefettizio. Dove vi siete persi? Questo è uno schiaffo alla politica. Allora, noi non ci siamo mai persi, però volevo fare una precisazione. Nella mia vita ho consentito solo a mio padre di darmi qualche schiaffo, questo tanto per puntualizzare qualcosa. Io sono... I complimenti che lei fa al commissario Furbi, non rispondo da uomo di Stato a uomo di Stato, ma da vice sindaco uscente a un commissario con pieni poteri. Allora, il commissario Furbi, in tutte le cose che lei ha elencato, può avere da me i complimenti solo per il PUC, l'adozione del PUC e per il cantiere pubblico comunale, dopo le dico il perché. Su quanto riguarda atti come il nucleo di valutazione, dove ha riaperto il bando, per inserire tre uomini amici suoi, non l'ho condiviso e l'ho contestata pubblicamente. Non ho condiviso e contestato il commissario Furbi sull'applicazione dell'aliquota IRPEF sulle spalle degli acerrani, sulle quali già davano molte tasse comunali. Non l'ho condiviso sulla dichiarazione sulla piscina. Diceva bene Giovan Battista, la piscina è un'opera di Marletta, in quanto i finanziamenti sono stati reperiti dal sindaco Marletta. L'amministrazione Esposito, con il vice sindaco Grimaldi, con delega all'assessorato delle opere pubbliche, ha portato avanti i lavori della piscina e ha fatto sì che la piscina oggi sia praticamente non più un sogno per gli acerrani, ma una realtà. La discarica di via Seminario, il commissario Furbi ha firmato un accordo di programma scellerato, aveva portato sul nostro territorio un'altra discarica, i rifiuti CER 1903. Grazie al mio intervento personale con gli amici della lista con Grimaldi, abbiamo, con un esposto indirizzato ai ministeri, al prefetto e alla Corte dei Conti, fatto sì che quell'accordo di programma illegale, perché portava una dichiarazione, una relazione di un prefetto del 2006 e non del prefetto Valdese del 2011, abbiamo smontato l'accordo di programma e abbiamo evitato l'istituzione di un'altra discarica sul territorio. Allora, le cose positive che ha fatto, e chiudo, sono due. L'adozione del PUC gliel'ho fatta pubblicamente, perché mentre Marletta lo ha predisposto con grande coraggio, senza una maggioranza in consiglio comunale, mentre Marletta predisponeva il PUC, Lettieri e il suo vice Piatto si davano da fare per accogliere 21 figli. Grazie colonnello Grimaldi, grazie colonnello Grimaldi, grazie colonnello Grimaldi. Concittadini, quest'anno Tablò ha compiuto 18 anni, nascemmo sotto un commissariamento prefettizio, dicembre 93, gennaio 94. Ci siamo ritrovati a festeggiare il nostro compleanno, quello della maggiore età, sotto la guida di un commissario prefettizio. Cosa è cambiato? Provate a tirare le somme. In 18 anni abbiamo assistito, con o senza l'ausilio dei locali, alla localizzazione di siti di trasformazione sul nostro territorio. Acerra è diventata il polo energetico della Campania, per non dire il ricettacolo dei rifiuti dell'Italia, senza ricevere nulla in cambio. I 18 anni corrispondono anche all'avvento e alla fine della fallimentare Seconda Repubblica, sia a livello nazionale sia a livello locale. In questi 18 anni la città di Acerra è stata amministrata da 4 sindaci, di cui 3 di centro-sinistra e 1 di centrodestra. 3 amministrazioni su 4 sono state caratterizzate da una mucchiata di forze ibride, il cui obiettivo prevalente purtroppo è stato solo e sempre quello di vincere. È arrivato il momento di invertire la rotta. L'obiettivo, se il rilancio ci deve essere per Acerra, dovrà essere quello di saper governare con un sindaco ed una squadra disposti a sacrificarsi per la sola governabilità. Almeno una volta vanno evitate le parole.
e le promesse da marinaio. Ora, mentre è cresciuto in Italia il discredito per la politica e per i partiti, l'arrivo del governo tecnico guidato da Monti per rimettere in sesto l'Italia è il significato evidente del fallimento della politica della Seconda Repubblica a livello nazionale. Per Acerra invece il fallimento di questi 18 anni è stato il ritorno del commissario prefettizio, che ha sancito il fallimento di una classe politica, il discredito della politica ad personam, il non ritorno ai cartelli elettorali che danno vita alle sole coalizioni numeriche, la fine del consigliere comunale come unità mobile. Ora, se per l'Italia dopo Monti nulla potrà essere più come prima, questo dovrebbe valere anche per Acerra. Dopo il commissariamento prefettizio nulla potrà tornare come prima. È necessaria un'autoriforma civile. La città è chiamata ad interrogarsi sul proprio destino e a ridefinire la propria identità. Ciò può accadere soltanto con una classe dirigente credibile che guidi Acerra a rialzarsi e a guardare lontano. Un primo forte segnale da parte di chi si sta assumendo la responsabilità in prima persona alla gestione della cosa pubblica potrebbe arrivare già stasera. Ad esempio, attraverso la presentazione della squadra prima del voto. Siete pronti per questo segnale di novità? È possibile conoscere i nomi di chi vi affiancherà in questa sfida di rilancio di Acerra? Giovan Battista De Laurentiis, a te la prima risposta. Allora, io penso che forse gli unici che possiamo essere in grado di presentare la giunta siamo noi in questo momento, perché gli altri devono aspettare il risultato elettorale, devono capire qual è la lista che prende più voti e col bilancino dividere postazioni di governo e postazioni di sottogoverno. Noi invece diciamo un'altra cosa: proviamo a governare Acerra con Acerra, con la vera Acerra, che è fatta di associazioni culturali, è fatta di movimenti ambientalisti, di movimenti sociali, di sindacati, di cittadini comuni. Questa è la vera Acerra. Una giunta, se dovessi essere eletto io sindaco, sarà composta dalla vera Acerra nelle sue tante articolazioni organizzate. Cioè, noi premieremo, daremo la possibilità di esprimersi attraverso l'amministrazione, quella che è la città, insomma, che in questi anni ha lavorato spesso in maniera silenziosa, ma che è stata presente e ha portato una crescita civica e sociale, perché la società civile è una gran bella cosa, ma che sia una società civile vera. Noi non pensiamo che ci sia invece in questa corsa elettorale. Abbiamo visto poca società civile, lo vogliamo dire, perché la crisi della politica non si combatte né con l'antipolitica né col mischiare le carte. La logica di fare coalizioni che non si chiamano partiti ma si chiamano liste civiche, ma che nascono e muoiono solo per le elezioni, è un modo come condizionare il voto. Sì, è il modo come piazzare un candidato in ogni famiglia e vincolare il voto a un rapporto diretto e quindi spoliticizzare le elezioni. Noi vi chiediamo invece di scegliere la città vera, di scegliere in base ai programmi, di scegliere in base alle cose che vi convincono e alle persone che vi convincono di più. Questo è il modo di superare la crisi della Seconda Repubblica, perché il direttore Sansone ha perfettamente ragione. La Seconda Repubblica, quindi la rappresentanza, il concetto di rappresentanza è in crisi. Abbiamo dei consiglieri mobili proprio perché non rispondono a un progetto politico, ma una volta eletto ognuno di loro si sente sindaco. Sindaco, cosa è cambiato dal 93 ad oggi? È cambiato che nel 95 è iniziata l'elezione diretta del candidato sindaco. Io questo vorrei dire ai cittadini. A me sembra assurdo che ci siano consiglieri comunali, candidati consiglieri comunali, che fanno campagne elettorali come se fossero... Grazie, dottor De Laurentiis. C'è qualcosa di strano.
Grazie dottore. Che non torna. Grazie dottore. Dottor De Luca, siete pronti a dare questo segnale di novità? È possibile conoscere i nomi di chi vi affiancherà in questa sfida di rilancio per Acerra? Dunque, noi come coalizione abbiamo approvato un documento contenente norme di etica politica. Ne vorrei dare lettura, sono poche norme che forse saranno certamente utili a spiegare anche alcune cose. Qui faceva riferimento anche l'amico De Laurentiis, che in effetti le liste civiche che stanno nella coalizione di centrosinistra sono liste che non sono nate all'insegna dell'improvvisazione, non sono nate con disinvolto simpatismo, ma sono liste che sono nate con un preciso obiettivo, quello di invertire la tendenza da Cerra, quello di evitare che si partisse e si iniziasse, è chiaro, sempre col guardare alla conquista del potere. Noi abbiamo parlato, voltiamo pagine, guardiamo un po', vediamo un po' di partire dalla governabilità. Quali sono queste regole? Dottore, vorremmo sapere anche eventualmente i nomi. Abbiamo detto che è un forte segnale di novità. No, dico subito che cosa sta scritto in queste regole, sottoscritte e firmate dalle formazioni politiche della coalizione. Priorità assoluta sempre e comunque all'interesse pubblico. Rispetto dei ruoli istituzionali, netta distinzione dei compiti, delle responsabilità e delle prerogative tra il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e controllo, e il Sindaco e la Giunta Comunale, quale organo di governo. Civile e rispettoso produttivo confronto con tutte le forze politiche presenti e non in Consiglio Comunale. Regolamentare le commissioni consigliari permanenti in ordine al numero delle sedute e agli argomenti ad adattare. Informazione sistemica e periodica al Consiglio Comunale sull'attività amministrativa del Sindaco e della Giunta Comunale. Dimissioni irrevocabili del sindaco nel caso in cui l'attività amministrativa non dovesse risultare in coerenza con l'indirizzo programmatico della maggioranza, nel caso in cui non dovessero essere applicate le regole stabilite dalla maggioranza e nel caso in cui dovesse venir meno la maggioranza uscita dalle urne elettorali. Presentazione della squadra di governo in fase di ballottaggio, questo abbiamo noi indicato in queste norme. I componenti della squadra di governo devono essere scelti sulla base di esperienza, competenza e capacità amministrative, no ad apparentamenti in caso di ballottaggio. 15 secondi. No, non all'allargamento della maggioranza con consiglieri comunali eletti nelle liste dell'opposizione, sistemiche sedute del Consiglio Comunale con i capigruppo e i segretari politici della maggioranza. Queste sono le norme che noi abbiamo sotto. Grazie dottor De Luca. Colonnello Grimaldi, siete pronti a dare questo segnale di novità? È possibile conoscere i nomi di chi vi affiancherà in questa sfida di rilancio di Acerra? Noi siamo già pronti e l'abbiamo già fatto. Intanto ho già nominato il vice sindaco, il dottore Santo Siciliano, a differenza di qualcuno che si vergogna anche di uscire col proprio vice. Al di là di tutto, ho già dettato le regole, ma non le regole quelle scritte, perché non ho bisogno di scrivere le regole per farle condividere da qualcuno. Le regole fondate sui valori che mi hanno sempre contraddistinto e sono queste: gli assessori non ricopreranno una semplice poltrona, l'ho già dimostrato con l'incarico di vice sindaco, mi sono dimesso 10 giorni prima del sindaco Esposito perché questa città si era infangata, ho lasciato, così come la gente crede, la poltrona. Allora per me gli incarichi assessorili non sono una semplice occupazione di una sedia, ma saranno delle assunzioni di responsabilità che gli assessori, che i professionisti che saranno nominati, assumeranno nei confronti della città. A questo carico di responsabilità, a questo carico di lavoro, darò una cadenza, una verifica con cadenza semestrale. L'ho già detto in Piazza Duomo, chi non produrrà e chi non porterà avanti gli obiettivi che ho dato nei 6 mesi andrà a casa e sarà sostituito con altrettanti professionisti validi, sempre del centro-destra, con gli stessi valori che ci portano a condividere questo percorso politico. Grazie colonnello. Giovanni Tralettieri, siete pronti a dare questo segnale di novità? È possibile conoscere i nomi di chi vi affiancherà in questa sfida di rilancio per Acerra? Qual è l'obbligo?
fare delle precisazioni. Mi dispiace che quando si fa campagna elettorale ci si dimentica di essere uomo di Stato. Noi siamo stati in prefettura e ci hanno detto di tenere i toni bassi, non agitare il clima della polemica, e io mi atterrò a queste cose. Poi se uno vice sindaco in carica si dimette prima del sindaco, invece di dare sostegno al sindaco, questa è una valutazione che farà il popolo rispetto all'atteggiamento che si ha. In ogni caso, anche rispetto alle dimissioni, è necessario fare due precisazioni. Con la delibera numero 2 c'è scritto precisamente dentro che alla relazione previsionale programmata del sindaco Marletta, il miglior sindaco degli ultimi 20 anni ad Acerra, ha ottenuto due voti favorevoli, il mio e il suo, 13 voti contrari, 3 astenuti e 8 assenti. Davanti al venir meno della forza politica, davanti al venir meno, cioè quindi la sfiducia c'è stata sulla relazione programmatica, che ho qui tra le mani, che la posso consegnare, il sindaco Marletta, invece di fare una giunta che tenesse conto o della coalizione politica che lo ha fatto eleggere, oppure di una coalizione di fine mandato, ha fatto una giunta di sinistra. Io sono un uomo di centro, non potevo sostenere politicamente quella giunta. Inoltre, tengo a precisare che ho qui il protocollo 142 del 15-5-2002. Però la mia domanda è: siete pronti a dare questo segnale di novità? È possibile conoscere i nomi di chi vi affiancherà in questa scuola di bilancio del centro? Allora, certamente, il segnale di novità viene dalla verità. Il popolo deve sapere la verità, altrimenti non è una novità, è una mistificazione. Allora, col protocollo 142 ci sono le firme di tutti coloro che hanno mandato a casa il dottor Michelangelo Riemma. Non faccio i nomi per un fatto personale mio di rispetto verso un consigliere. E questi consiglieri sono i parimenti sia della coalizione che sostiene il dottor De Luca che in quella che sostiene Grimaldi, eppure insieme a Riemma, quindi non so come 20 potrebbero stare insieme. In questi 20 secondi le dico che la giunta la proporrò entro i 20 giorni come prevede la legge, perché io rispetto la legge, non scrivo le regole e non faccio le cose. Grazie Geometra Rettini. Allora, c'è chi ha detto che ci darà i nomi subito, quindi ci aspettiamo un comunicato stampa magari prima del voto dal dottor De Laurentiis, che ha detto che non ha problemi a dare i nomi. C'è chi ha detto che già ha fatto un nome da vice sindaco, la coalizione di centrodestra del colonnello Grimaldi. C'è chi ha detto che ci darà i nomi nel ballottaggio di chi le affiancherà, e c'è chi ha detto che prende 20 giorni di tempo una volta eletto sindaco. Discontinuità. È bene sapere che la qualità del prossimo ed immediato futuro dipenderà dalle scelte del presente. Gli acerrani sono desiderosi, noi acerrani, siamo desiderosi di vedere concretizzare il da farsi, con azioni reali. Siamo stufi dei litigi e delle frammentazioni sociali e politiche in questa città. Siamo stufi delle inadeguatezze in genere. Siamo stufi dei miscugli e delle ammucchiate. Siamo stufi dei giochetti, trucchetti e sgambetti che hanno caratterizzato le ultime amministrazioni. Siamo stufi della politica dei pochi per i pochi. Noi acerrani siamo desiderosi di civiltà, desiderosi di benessere sociale ed unità, desiderosi di una Acerra diversa, desiderosi di rispetto e di pari opportunità, come città nella provincia di Napoli e nella regione Campania. Desiderosi della politica dei pochi per i molti. L'eccessivo personalismo della politica degli ultimi decenni,
e la grande frammentazione non ha portato Acerra da nessuna parte. Con coraggio, orgoglio, identità e spirito di appartenenza dobbiamo da subito invertire questo trend, questa autodistruzione. Occorre una forte coesione sociale per lo sviluppo della città. Acerra ce la farà solo se ci sarà una forte discontinuità con il passato. È necessaria una riforma civile, poiché questa città è chiamata ad interrogarsi sul proprio destino e a ridefinire la propria identità. Ciò può accadere soltanto con una classe dirigente credibile, selezionata e profondamente rinnovata, che guidi Acerra a rialzarsi e a guardare lontano. In che modo attuerete una discontinuità con il passato, colonnello Grimaldi? Allora, noi l'abbiamo già applicata nei metodi, perché la discontinuità va applicata nei metodi. Abbiamo cominciato a fare una politica del favore, dell'unione, e non una politica del contro. Questa città è nel fango perché negli ultimi 20 anni la classe politica, da destra a sinistra, si è sempre contrapposta e ha fatto i favori e ha portato avanti la politica delle città vicinorie. Praticamente noi abbiamo attivato questa discontinuità nei metodi portando una coalizione coesa, forte e omogenea. E mentre noi parliamo sempre di discontinuità nei metodi, mentre noi facciamo una politica di contenuti, perché in questa campagna elettorale stiamo parlando di tutto, stiamo parlando dei problemi e della soluzione dei problemi. Abbiamo portato ad Acerra l'assessore all'ambiente romano per parlare di ambiente, taglia la tela per l'urbanistica, porteremo nello Spiniello città dormitorio creato da qualcuno con una grossa speculazione edilizia all'inizio del mondo. Abbiamo portato a termine in questi giorni un progetto di Marletta, che è quello del Più Europa, lasciato con il DOS, quindi progettazione preliminare, portato dal sottoscritto alla progettazione esecutiva. Avremo nello Spiniello un progetto di città sicura e un progetto di città della scuola. Abbiamo ancora portato ad Acerra ieri l'assessore alle politiche scolastiche, l'assessore Miraglia. Abbiamo risolto il problema del primo circolo didattico. Tenetevi alla domanda però, perché ci sono altre domande. Abbiamo risolto il problema del primo ciclo didattico, abbiamo portato ancora da Acerra oggi l'onorevole Ascielto e abbiamo parlato di legalità. Serve tanta legalità in questo paese, di legalità, di ordine e di sicurezza. Noi in questa campagna elettorale parliamo di contenuti, non stiamo promettendo posti di lavoro nella vigilanza, posti di giustizia. Non stiamo dando buoni per la spesa ai supermercati, non stiamo ridando le bollette della spazzatura e dell'energia elettrica, e infine non stiamo asfaltando strade private. Stamattina ho denunciato ai carabinieri e ho bloccato in flagranza l'asfaltazione di una strada privata. Domani sapremo chi è che la stava asfaltando e i motivi per i quali stava asfaltando quella strada. La nostra è una politica di... Grazie, colonnello Grimaldi. Grazie. Si pianta il seme della continuità amministrativa, del dialogo, e qui perché per amministrare questa città è necessario il contributo di tutti. Quando invece si attuano metodi aggressivi, io penso che si pianta il seme della discordia, e quindi questo è stato il motivo vero delle cadute delle amministrazioni. Allora noi ci caratterizzeremo per sobrietà, per attenzione ai problemi della gente, stiamo colloquiando con i cittadini, gli stiamo spiegando cosa facciamo e quando facciamo. Con le istituzioni sovracomunali dialogheremo quando avremo l'insignitura per farlo, cioè quando sarò sindaco, perché non riusciamo a comprendere come si può dialogare con le istituzioni sovracomunali
da candidato, mentre prima non si dialogava. E noi non strumentalizziamo i livelli sovracomunali, e se qualcuno deve venire qui a fare qualche passeggiata, cominciasse a liberare le piazzole dalle ecoballe piuttosto che fare altro. E allora, piuttosto che prendersi questi impegni, noi facciamo la nostra campagna elettorale senza tirare per la giacca le istituzioni sovracomunali. Lo facciamo con serietà e con sobrietà. Questa è la nostra discontinuità. Grazie Giovanni Tralettieri. Dottor De Laurentiis, in che modo attuerete una discontinuità con il passato? È difficile rispondere a questa domanda, visto che in qualche modo è stato detto che il sindaco che io ho sostenuto, Malletta, è stato il miglior sindaco degli ultimi 20 anni. Credo che amministrativamente parlando quello sia un riferimento, perché se oggi abbiamo piscina, castello, rivalutato, una scuola completata, quella delle Madonnelle, il nuovo liceo, Piazza Falcone Borsellino, il piano regolatore, chi più ne ha più ne metta, è sicuramente merito di quell'esperienza amministrativa. Quello è sicuramente un riferimento sul piano delle modalità operative e sulla capacità di individuare i problemi di Acerra e risolverli, qualsiasi essi siano. Quindi da questo punto di vista piena continuità. Ma cos'è che caratterizzava quell'amministrazione, o quantomeno quel sindaco e alcuni degli assessori che lavoravano? Era la passione civica, il fatto di dire: provo a dedicare tutto il tempo, tutte le mie energie per iniziare a risolvere questo problema, e mi stancherò solo quando l'avrò realmente risolto. Poi qua tutti facciamo degli errori, nessuno di noi chiaramente è un santo. Credo che la vera discontinuità sia quella di far sì che ci sia una partecipazione continua e diretta fra amministratori e cittadinanza. Voi dovete essere quelli che fanno la discontinuità, non solo nel votare possibilmente persone oneste, persone pulite, persone dedite al civismo, ma dovete essere anche quelli che controllano l'amministrazione. Questa bella partecipazione, questa grande partecipazione democratica non deve essere solo legata a questo momento, ma deve continuare dopo. Noi siamo per l'istituzione, noi siamo per esempio. A volte i governi nazionali, ma anche qualche amministrazione locale, fa l'assessore o il ministro, per intenderci, all'attuazione del programma. Noi invece riteniamo di dover creare una consulta permanente, popolare, che controlli il programma che noi attueremo. Questa è una delle forme di partecipazione, come un'altra forma di partecipazione è la sperimentazione di nuovo del bilancio partecipativo, la costituzione di comitati di quartiere. Acerra è vostra, 30 secondi. E voi la dovete governare insieme a noi e attraverso noi. O facciamo questo o altrimenti la politica non avrà mai senso. Un'altra cosa, la discontinuità è nei metodi. Noi 6 mesi fa abbiamo iniziato un tentativo di riunificare il centro-sinistra proprio per tentare di essere discontinui rispetto al passato. Non ci siamo riusciti perché ancora una volta sono prevalse altre logiche. Grazie, la nostra discontinuità è quello di non aver sottostato. Grazie, dottor De Laurentiis. Dottor De Luca, in che modo attuerete una discontinuità con il passato? La discontinuità inizia con la formazione delle liste, creando una coalizione coesa, fatta di persone per bene, persone che siano disponibili disinteressatamente a dare il loro contributo sui problemi della città. Poi ci sono i punti programmatici. Punti programmatici che devono essere ben definiti, e non deve essere il programma il libro dei sogni. Bisogna fare un programma che sia realizzabile, tenendo presente quali sono le reali disponibilità finanziari del comune, perché oggi andare a presentare alla città un governo che poi non può essere realizzato perché le condizioni finanziarie non lo consentono, significa presentare un programma a solo scopo di carpire il voto, di avere il voto dei cittadini. Noi il voto non lo vogliamo, noi vogliamo l'adesione ad un nostro progetto che l'abbiamo fatto proprio perché vogliamo riportare la città
è chiaro, verso diciamo così, lì verso spiagge più serene, più tranquille, in quanto oggi la politica è basata molto spesso su interessi personali. Questo è il motivo per cui si verificano gli scontri, questo è il motivo per cui cadono le giunte. Noi la vogliamo che la politica sia una cosa nobile, la politica sia qualcosa veramente al servizio della città. E poi un'altra cosa, un altro cambiamento, è quello di cambiare i toni della politica. La politica deve essere civile confronto, non solo all'interno della maggioranza, ma anche maggioranza e opposizione. Perché insieme tutte e due, maggioranza e opposizione, devono lavorare presso livelli istituzionali superiori, perché ad Acerra vengono i finanziamenti relativi ai progetti che noi faremo. Noi se si divide maggioranza e opposizione, alla città non andrà mai avanti. Guardate che nella prima Repubblica abbiamo realizzato tante cose con provvedimenti approvati all'unanimità in Consiglio Comunale, perché il consigliere comunale non è a servizio di questo o quello, ma è a servizio della città. Quindi anche lui si deve far carico delle responsabilità che gli danno i cittadini. Ora, se noi cambiamo questo clima, sono convinto che ne trarrà grandi vantaggi la città. Quindi questo modo nuovo di far politica può essere certamente un cambiamento. Grazie dottor De Luca. Difesa del territorio e agricoltura. Ad Acerra non si è mai definita dall'interno la destinazione d'uso del nostro vastissimo territorio. L'inefficienza e l'inefficacia dell'azione politica amministrativa, la mancata decisione di chi si è assunto nel corso degli anni la responsabilità politica di gestire la cosa pubblica ha sicuramente influito sul fatto che gli altri, quelli al di sopra delle nostre teste, decidessero per questa terra, vedi inceneritore. In questo momento, più che mai, non va abbassata la guardia. L'interesse dei sovracomunali è forte per questa terra. L'esperienza passata ci insegna che non si sono mai impegnati e preoccupati per la realizzazione di qualcosa di positivo per la nostra città. Vedi Scippo Policlinico, vedi l'insabbiamento del polo pediatrico. Oggi bisogna alzare la testa e difendere a denti stretti la nostra terra, candidati a sindaco. Negli anni a venire altri rischi incombono su questo territorio. Vanno evitati alloggi popolari per la liberazione di alcuni quartieri della città di Napoli e vanno evitate l'allocazione ad Acerra delle raffinerie di San Giovanni a Teduccio. Insomma, bisogna difendere la nostra terra da ulteriori insediamenti pericolosi. Quali azioni intendete intraprendere a difesa della nostra terra? Inoltre, Acerra è una città non chiaramente definibile dal punto di vista dello sviluppo economico, dato che ad oggi vi è una pseudo-industrializzazione e un'agricoltura sofferente. Come intendete invertire la rotta, candidati a sindaco di Acerra? Qual è il progetto di sviluppo complessivo di città? Cosa metterete in campo per recuperare il terreno perso e rimettere Acerra in carreggiata, cari candidati a sindaco di Acerra? Nonostante le sofferenze dell'agricoltura per la difficile collocazione sul mercato dei nostri prodotti, come intendete invertire la tendenza, quali azioni e soprattutto con quali finanziamenti intendete rilanciare il settore ancora vitale per la nostra città, l'agricoltura? Risponde per prima il dottor De Luca. L'estensione del nostro territorio è, diciamo così, una cosa molto appetibile, perché quando c'è qualche problema da risolvere guardano al nostro territorio. Bisogna fare le case popolari, nella Acerra c'è il territorio, portiamo le case popolari e andiamo a fare le case popolari, però non diamo nel contempo anche i servizi necessari, i fondi necessari per garantire i servizi sul territorio, come scuole, trasporti e altre cose.
c'è il problema della Montefibre. La Montefibre la portiamo ad Acerra, perché a Acerra c'è un basso territorio. Allora la Rodia Doccia la spostiamo ad Acerra, perché non vi preoccupate, noi vi daremo poi l'indotto che vi darà migliaia di occupati. Occupazione non abbiamo avuto, abbiamo avuto soltanto questo strumento sul territorio, che è stato fonte di inquinamento. Noi tutti sappiamo che la falda qui a causa della Montefibre è scesa notevolmente. Poi c'è il problema dell'inceneritore. L'inceneritore dove deve andare? Lo portiamo ad Acerra, che Acerra c'è un territorio che lo può ospitare. Poi c'è da fare, diciamo così, un centro di ricerca. Beh, questo resta a Napoli. C'è da fare un'università, l'università resta a Napoli. C'è da fare la TAP la mandiamo da Flavola. C'è da fare qualche altra cosa, la mandiamo in un altro paese. C'è da fare il polo conciario, trasferimento del polo conciario. Allora, beh, ad Acerra lo trasferiamo. Il polo conciario, che ad Acerra c'è un vasto territorio. Cioè qua ogni volta bisogna fare qualche scelta, cioè imporre sul nostro territorio un problema, tutti d'accordo a portarcelo, poi dopo se ne vanno e i problemi li teniamo loro. Così hanno fatto proprio con l'ingegneritore. L'ingegneritore ha creato seri problemi all'agricoltura, perché si è creato, è chiaro, nell'opinione pubblica, anche fuori, e Acerra in effetti è un paese dove c'è tutto di ossina, c'è tutto metallo pesante, quindi è una città fortemente inquinata, i prodotti agricoli non sono buoni. Invece non è così, perché i prodotti agricoli sono ottimi, perché abbiamo la campagna Felix, cioè terra fertile. I nostri prodotti purtroppo non trovano difficoltà nella commercializzazione, è perché abbiamo creato all'esterno un'immagine che è distorta della nostra realtà. Allora noi dobbiamo anzitutto recuperare l'immagine del nostro territorio. È bene che ci sono siti inquinati e questi vanno bonificati, e la regione ci deve dare i fondi che ci ha promesso. Fondi che in effetti devono arrivare sul nostro territorio. Allora l'agricoltura ha bisogno soprattutto di assistenza, perché c'è bisogno effettivamente che l'agricoltura abbia uno sportello comunale in grado di fornire tutte le istruzioni necessarie perché possono essere accedere a finanziamenti regionali. Ci sono fondi per miliardi ai quali purtroppo i coltivatori non arrivano perché non c'è informativa. Perché non c'è informazione. Grazie dottor De Luca. Dottor De Laurentiis, quali azioni intenderete intraprendere a difesa della nostra terra? Come intendete invertire la rotta e soprattutto il rilancio del settore agricolo? Prego. Sì, allora, Acerra è una città che non è più e non è ancora, esattamente perché l'illusione di poter diventare un paese industrializzato si è rivelata esattamente un'illusione. Non siamo diventati un paese industrializzato e in qualche modo abbiamo trascurato la valorizzazione di quella che era la nostra risorsa primaria, cioè l'agricoltura. Noi dobbiamo individuare il tipo di sviluppo che vogliamo dare ad Acerra. Lei fa benissimo a porre questa domanda. E credo che il piano regolatore da questo punto di vista ci dia delle opportunità, perché disegna la città ed evita che ci siano zone, per così dire, scoperte dove un giorno possano essere allocate cose che noi non vogliamo. Allora, da questo punto di vista noi dobbiamo essere in grado di decidere come comunità la città futura, la Acerra futura, l'idea di sviluppo futuro. Per noi la salvaguardia e la valorizzazione del territorio è il bene essenziale. L'agricoltura in questo paese deve essere valorizzata e in tal senso mi sembra veramente assurdo che non esista l'ufficio agricoltura sul comune di Acerra. Noi la prima cosa che faremo è istituire questo ufficio agricoltura, perché se vogliamo parlare di rilancio di questo settore abbiamo bisogno di persone che si dedichino a questo. Noi immaginiamo di creare una filiera per l'agricoltura che vada dalla, come metta assieme, produttori, commercianti e trasformatori del prodotto agricolo, una filiera quindi che tenga assieme tutto questo, e immaginiamo che venga realizzato nell'area marchesa,
un'area strategica perché è già a ridosso dei centri commerciali e perché è vicina alla futura stazione dell'alta velocità, in modo da far sì che i nostri prodotti possano essere commercializzati in maniera più semplice. Ma per fare questo bisogna bonificare quelle aree, poche fortunatamente, dove ci sono stati degli sversamenti di rifiuti, e dobbiamo rilanciare l'immagine dei nostri prodotti. Immaginiamo un marchio di qualità della città di Acerra, ma non ci basta questo. Noi vogliamo che la qualità dei nostri prodotti sia certificata dagli enti sovracomunali, dal Ministero della Salute e anche, perché no, dalle grandi filiere di distribuzione, come per esempio, non per fare pubblicità, ma i grandi centri commerciali. E però dobbiamo dire una cosa: se vogliamo fare tutto questo, se vogliamo puntare sull'agricoltura, sulla cultura, c'è bisogno di evitare che Acerra diventi il polo dello smaltimento dei rifiuti o il polo della produzione di energia elettrica. E per questo che noi continuiamo a dire che l'inceneritore è un elemento estraneo, altrimenti diventerà la calamita di raffinerie, di impianti dannosi, impianti inquinanti. Grazie, se noi dottore. Siamo nell'ottica del contrasto, non possiamo mai più fare. Grazie, dottore De Laurentiis. Grimaldi, quale azione intendete intraprendere a difesa della nostra terra? Come intendete invertire la rotta e cosa farete per rilanciare il settore agricolo? Allora, la politica fallimentare degli ultimi 20 anni ha fatto sì, e mi scuso con la piazza per usare questo termine, ha fatto sì che questa città ha fatto col nudo e mazziare, come si dice da cera. Le proteste in vano, le proteste solo a livello speculativo hanno consentito la localizzazione su questo territorio del termodistruttore e hanno anche consentito al territorio di non avere l'insediamento sia del policlinico che del polo pediatrico. Noi, per quanto riguarda il settore ambientale e agricolo, attueremo una politica responsabile, una politica che parte dalla bonifica dell'ambiente con il rispetto degli accordi di programma sottoscritti dal governo per bonificare i 23 siti che su questo territorio hanno inquinato e sono ancora insistenti. Attueremo ancora una politica di rilancio dell'agricoltura, selezionando i terreni. Una volta selezionati i terreni, andiamo praticamente, già il PUC, lo diceva Gian Battista, prevede questa selezione. Andremo a fare una coltivazione dei prodotti food per rilanciare l'immagine di Acerra nel mondo, non l'immagine di Acerra in Italia o nella regione Campania, perché l'agricoltura rappresenta la storia di questa città. Lanceremo i prodotti Deco a denominazione comunale, abbiamo già una delibera pronta e sarà pronta nei primi 10 giorni della sindacatura a Grimaldi. I nostri prodotti avranno la tracciabilità e partiranno da una piattaforma logistica, da un centro di raccolta di prodotti ortofrutticoli e andranno praticamente sulle tavole degli italiani. Eviteremo che i nostri prodotti oggi fanno il giro per l'Italia, vengono bollati a Bologna o a Milano, ritornano sulle tavole degli acerrani con prezzi 100 volte maggiorati. Per quanto riguarda il rilancio dell'occupazione, abbiamo già messo in atto con l'assessore Vetrella alla Regione la possibilità di essere gli unici interlocutori con tutte le imprese che vorranno insediarsi su questo territorio. È impensabile che il Comune di Acerra offra i servizi di pubblica illuminazione, di fogna, di rete idrica, di acqua e quant'altro, è un carrozzone politico, come il Consorzio ASI, commissariato sempre dallo stesso soggetto politico da 20 anni, sia quello che poi determina la mano d'opera sul territorio. Noi vogliamo essere gli unici interlocutori con le imprese che verranno ad Acerra, in modo tale daremo, oltre i servizi che chiedono, però pretenderemo che la mano d'opera sia acerrana. È l'unico modo per dare dignità e rispetto alla città di Acerra che da troppi anni gli viene negata. Grazie, colonnello. Geometra Lettieri, quale azione intendete intraprendere a difesa della nostra terra? Come intendete invertire la rotta? E come intendete rilanciare il settore agricolo? Prego.
Allora, a me mi viene da sorridere, perché quando si viene candidato al sindaco perché imposti dalla regione Campania, non si può difendere la nostra terra. E quando praticamente si nominano i vice sindaci, giustamente perché bisogna nominarli, non si può dialogare con l'assessore Vetrella, non si può dialogare con l'assessore Vetrella per i prodotti agricoli, e non si chiede all'assessore Vetrella come mai delibera sulla TAV che deve rimanere all'interno della città piuttosto dove la TAV già è stata localizzata. Quindi mi viene un dubbio, ma lasciamo stare, parliamo dei prodotti agricoli, mi viene un dubbio. E anche della difesa del territorio. Certamente, perché noi andremo in Regione Campania da sindaco a chiedere la difesa del territorio, perché non dobbiamo chinare la testa, perché non siamo stati imposti come sindaco, ma l'abbiamo deciso qua la candidatura al sindaco. In ogni caso, riguardo al territorio, riguardo all'agricoltura, noi attueremo un protocollo d'intesa col Ministero della Salute. Questi 30 secondi me li concedete, mi fermo. Prego. Dunque, per quanto riguarda l'agricoltura, noi riteniamo che debba essere fatto un progetto serio, non degli slogan. Noi riteniamo che vanno certificati i nostri prodotti, non i terreni, perché siccome sul nostro territorio abbiamo il termovalorizzatore e altri fattori inquinanti, noi dobbiamo certificare che i prodotti che arrivano sul tavolo sono prodotti che non contengono diossina o altri metalli pesanti. Pertanto certificare i terreni è inutile. Dobbiamo certificare i prodotti di modo che quando arrivano i prodotti abbiamo la certezza che quel prodotto è stato certificato da un ente accreditato del Ministero della Sanità e potranno andare sul mercato in maniera dignitosa. Solo allora potranno arrivare sul mercato in maniera dignitosa e ad un prezzo inferiore, altrimenti corriamo il rischio che se non è certificato il prodotto ma è certificata solo la provenienza, è tutto inutile, perché è facilmente strumentalizzabile che provenendo da CER sono inquinati. Quindi dobbiamo certificare tranquillamente tutti i prodotti, e questo lo faremo con il Ministero della Sanità e con i laboratori accreditati. Siamo in recupero. Ci siamo già informati rispetto a questa cosa, è una cosa fattibile che non costa molto e basta che gli agricoltori si associino tra di loro con l'aiuto del comune che li metterà a regime, faranno queste certificazioni, e inoltre daremo loro la possibilità di esporre nel mercato settimanale i prodotti locali per attivare la filiera breve, di modo che i cittadini acerrani potranno comprare. Grazie Geometro Lecchini, abbiamo fatto il recupero. Allora, adesso passiamo a delle domande, o meglio, loro, i candidati a sindaco della città, ci spiegheranno un attimino il nome della coalizione che hanno usato e soprattutto alcuni slogan che abbiamo avuto modo di leggere sui manifesti affissi un po' ovunque, in città. Quindi praticamente è un po' distensivo per tornare dopo su alcune domande importanti. Iniziamo con il colonnello Grimaldi. Coalizione oltre Acerra. Slogan Acerra sorridi. Colonnello Grimaldi, perché oltre Acerra? Forse a indicare una maggiore attenzione alla sfera sovracomunale? Cercare di esprimere personalità acerrane che possono rivestire quegli incarichi che ci diano un riferimento anche oltre la nostra realtà comunale, poco tutelata fino ad ora? È premesso che al momento non c'è nulla per cui sorridere. Come intende lei porvi rimedio? Quali sono a suo avviso le ragioni di questo uggioso stato d'animo della città intera? Allora, un minuto, perché oltre Acerra e perché Acerra sorridi? Prego. Allora, abbiamo iniziato, dicevo prima, un percorso di discontinuità. Un minuto. Un discorso di discontinuità nei metodi. Oltre Acerra significa che questo territorio, una volta per tutte, dovrà pensare ad essere rappresentato degnamente da acerrani nelle istituzioni che contano. Negli ultimi vent'anni
occidentali si sia assistito a dare i 1000 voti di turno al padrino che viene da fuori e assumere un ruolo semplicemente di maggiordomo della politica. 30 secondi. Uomini liberi per rappresentare il nostro territorio oltre. Acerra Sorriti, io guardo, anche io sono uno che osserva i manifesti, io guardo a sinistra in alto e ci ho messo un po' di tempo. 15 secondi. Sorridi perché sono ottimista, ci sono le basi per rilanciare questa città. Qualcun altro si guarda alle spalle sui manifesti, questa è la differenza tra me. Grazie, dottor Triano. Dottor De Laurentiis, coalizione La Sinistra Acerra, slogan diritti non favori. Perché Sinistra Acerra? Volete differenziarvi dalla sinistra di Lettieri e da quella di De Luca? In che modo? Quali sono i punti che vi distinguerebbero? E poi, perché diritti e non favori? Per chi ha occupato posti di rilievo in maggioranza come lei, che è stato assessore e vice sindaco dell'amministrazione Marletta, potrebbe specificarci meglio quali sono i diritti da far valere e i favori da non fare. Ha notato qualcosa anche durante la sua amministrazione? Prego, De Laurentiis. Grazie. Si sente? Ok. Beh, innanzitutto i nostri manifesti non li avete visti. Questa volta abbiamo deciso di non fare i manifesti, anche perché ci sembra assurdo quello che è avvenuto. La nostra città è stata sporcata da migliaia e migliaia di manifesti. Noi subito dopo questa manifestazione pubblica pubblicheremo il bilancio della nostra campagna elettorale, non il preventivo, il consuntivo. Diremo quanti soldi abbiamo speso e da chi siamo stati finanziati. Diritti e non favori, perché in questo periodo stiamo assistendo a promesse continue, si cerca di far passare per favori quelli che sono i diritti dei cittadini. E allora, se c'è da creare posti di lavoro, li dobbiamo creare perché siamo bravi ad amministrare, non perché c'è il politico di turno che ti promette questo o quell'altra cosa. Se dobbiamo ridurre la pressione fiscale è perché siamo bravi a risparmiare e non perché qualcuno ci paga le bollette. Se dobbiamo governare Acerra, lo dobbiamo fare perché la nostra popolazione è emancipata e non ha bisogno di una filiera istituzionale, non ha bisogno di essere condizionata e governata né da Gigina Puffet né da Nicco Americano. Acerra deve emanciparsi, per questo diritti e non favori. Grazie dottore, provi un attimo il suo microfono. Grazie dottor De Laurentiis. Dottor De Luca, coalizione Acerra merita, slogan sobrietà e legalità, una città di diritti e non privilegi. Qualcuno in passato ha detto che ogni popolo ha il governo che si merita. Visto che la sua coalizione è comunque ricca di esponenti che hanno guidato la città in quest'ultimo ventennio, qual è il senso di questo nome, che dovrebbe identificare anche una precisa azione di governo? E come intendete far valere legalità e diritti, termini troppo spesso usati e abusati negli slogan politici? Prego, dottor De Luca. La coalizione Acerra merita, in effetti, mi ha voluto candidare sindaco in considerazione dell'obiettivo che questa coalizione si è posta,
cioè quella di portare la città in acque più tranquille, quella di avviare sul territorio un modo di far politica diverso che non sia fatto più di lacerazioni e di contrapposizioni. E hanno ritenuto in questa fase di abbassare i toni della politica, perché gli scontri, come ho detto prima, non servono, la città non ne ha bisogno di queste cose. E hanno ritenuto che, considerazione del mio carattere, diciamo così, della mia personalità, che in effetti io sono moderato, insomma, potessi essere effettivamente la persona adatta a poter avviare questo nuovo percorso basato su un civile confronto tra tutte le forze politiche e su un programma chiaro, preciso. Noi stiamo facendo una campagna elettorale molto sobria, perché la propaganda elettorale, quel poco che faccio, la pago io con la mia pensione. Dottore, 10 secondi. No, sponsor. Così come i manifesti conservano, perché in effetti vengono automaticamente coperti e quindi non vale. Grazie, dottor De Luca. Va completato, non so di più. Geometra Lettieri. Nell'intervista al nostro giornale non ha risposto alla domanda che chiedeva il nome della coalizione. Allo Stato c'è un nome che possa riassumere la vostra identità? Qual è? Slogan: il sindaco che puoi chiamare per nome. Cosa vuol dire questo slogan, visto che fino ad oggi abbiamo avuto Titina, Michelangelo, Spedito e Tommaso? Pur chiamandoli per nome, poco è stato prodotto per il cambiamento. Forse questo approccio confidenziale nuoce alla politica, così come in campo pedagogico è stato rivisto il ruolo del genitore, che non doveva essere troppo amico del figlio, ma conservare comunque una sua peculiarità? Prego, Geometra Lettieri. Allora, dunque, innanzitutto per precisare, la foto non l'ho fatta per l'occasione. Si attenga alla domanda, perché è un solo minuto. La foto non l'ho fatta per l'occasione, l'hanno presa qui. Così com'era, non ho avuto bisogno di ritocchi, sono io come sto, sto nella foto e quindi non ho bisogno di modificare. Poi il slogan, praticamente il sito che puoi chiamare per nome, perché sono l'uomo del popolo e quindi ritengo che tutti mi chiamano Raffaele, il mio nome, non ritengo di doverlo cambiare e va bene così. Non è uno slogan, è uno slogan che rappresenta me. Se ha bisogno di fare un ragionamento, gliel'ho detto prima, centro-sinistra, una coalizione con la guida di centro, con due partiti di sinistra che stanno all'interno. Grazie, grazie Lettieri. Ma poi voglio chiedere, no, ma lei pensa che questa cosa interessa la città? Questa... Prego, grazie Geometra Lettieri. Allora, a questo punto, visto e considerato che c'è una sedia vuota e comunque si partecipa ad una tornata elettorale, almeno questa domanda o questa precisazione va fatta anche per il candidato che si è assentato, Arturo Nuzzo, che è il Movimento 5 Stelle, praticamente il movimento di Beppe Grillo. La domanda che gli chiedevo in questa circostanza era la seguente, che non avrà mai una risposta. Movimento 5 Stelle, il gruppo di Beppe Grillo, vi definite l'antipolitica? Perché? Secondo voi è più giusto parlare di antipolitica, posto che la politica dovrebbe essere la pietra angolare delle scienze sociali, o di antipolitici, quelli che fino ad ora hanno prodotto poco o nulla di politico? Il vostro impegno nel sociale, dedito completamente alla trasformazione di un modo a vostro avviso malsano di governare qualsiasi realtà sociopolitica, non dovrebbe essere poi alla fine un'azione politica nel suo significato più nobile? Questa era la domanda, ma sicuramente non avremo mai una risposta. Bravo! Ai 5 candidati al sindaco, l'ultimo consiglio comunale è stato definito da più parti uno dei peggiori dell'ultimo ventennio, di basso profilo politico, caratterizzato da soggetti con grandi inesperienze accompagnati da gravi deficit culturali. Sicuramente la responsabilità di tutto ciò è attribuibile in primis ai partiti e poi alle liste dell'ultima ora. Come si è organizzata in merito la coalizione che la sostiene? Qual è stato il metro di misura adottato nella composizione
delle singole liste. E visto quello che è successo in alcune di esse, si può dire che si è peccato di leggerezza? Insomma, se i presupposti alla partenza della campagna elettorale sono questi, è ancora ipotizzabile un consiglio comunale di alto spessore politico e culturale? Giovan Battista De Laurentiis, a lei la prima risposta. Nella composizione delle liste noi abbiamo cercato di esprimere la vera cerra. Abbiamo tanti giovani, abbiamo donne, abbiamo dei lavoratori, dei precari, abbiamo dei pensionati. Quindi c'è una composizione mista che tiene conto delle varie articolazioni della città. È vero, lei ha ragione, l'ultimo consiglio comunale io ne ho fatto parte dai banchi dell'opposizione e spesso era dura stare in quel consiglio comunale. Io dico sempre una cosa, abbiamo credo fatto una brutta figura quando per esempio nell'anniversario dei 150 anni dell'unità, e ve lo dice un comunista, quindi la retorica insomma la lasciamo da parte ad altri, quando per i 150 anni dell'unità d'Italia non siamo stati in grado di articolare un dibattito fra i banchi dell'opposizione. Questa è una cosa proprio veramente gravissima, come abbiamo assistito a scene assurde. A un certo punto quel consiglio comunale sembrava essere diventato l'aula di un tribunale. Non c'era un consiglio comunale dove qualcuno non si alzava e diceva manda le carte alla procura della Repubblica. Fra le altre cose Grimaldi è sostenuto da quel partito che all'opposizione chiedeva esattamente di mandare le carte alla procura della Repubblica all'amministrazione della quale all'epoca lui faceva parte. Ma queste sono le stramberie di questo paese. Questo paese deve ritrovare dignità nella politica, la politica con la P maiuscola, che va vista come un elemento di collegamento continuo con i cittadini. Noi non abbiamo avuto timori in questa campagna elettorale di dire le cose come stanno, non abbiamo avuto paura di svegliarci la mattina e di leggere i giornali, non abbiamo avuto paura di che qualcuno dei nostri candidati venisse eliminato dalle nostre liste, non abbiamo avuto paura di dire alla città ci mettiamo la faccia, e per questo che avevamo proposto il 25 aprile di sfilare tutti, dottore. I candidati per dire no ai condizionamenti. Grazie dottore, è stata un'occasione persa. Grazie dottore. Colonnello Grimaldi. Allora io inizio con una precisazione sui ritocchi. Ho altri gusti, altrimenti direi agiamo delle tele toccare. Si attenga alla domanda. Voglio dire questo. L'ultimo consiglio comunale, così scadente, non entro nel merito, c'è qui il presidente del consiglio che potrà darle tutte le informazioni che potrà richiedere. Sulle nostre liste sono visibili a tutti. Sono liste di giovani, abbiamo fatto un raffronto con le altre, abbiamo liste più giovani di tutti, diplomati, laureati. Nelle nostre liste così, anche se ne sono 9, quindi era un po' più difficile rispetto alle 2 di De Laurentiis, nelle nostre liste non è stato praticamente escluso nessuno sui motivi ostativi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi degli enti locali. È stato escluso una sola persona, manca a farlo apposta nelle liste di lettieri. Un altro ragazzo è stato arrestato 2 giorni dopo dalla Guardia di Finanza, manca a farlo apposta, 2 giorni dopo la presentazione delle liste, per rapina e nelle liste di lettieri. Quindi non posso che essere felice e contento. 30 secondi. L'ultima cosa, chiudo con l'unica carta inviata alla Procura della Repubblica. Per quello che mi riguarda il PDL ha fatto un'ottima opposizione, ma non ho dato motivo, essendo io paladino della legalità nell'amministrazione Esposito, di riuscire a azzeccare una sola denuncia. L'unica denuncia formalmente fatta che era pericoloso e l'ha dimostrato l'autorità giudiziaria era quella di una delibera sull'indice. Grazie colonnello Grimaldi. Portata dalla loro partita. Grazie colonnello. Grazie colonnello.
Lettieri. Qualcuno dimentica sempre di fare le istituzioni e fare campagna elettorale, va bene così. Dunque, allora, riguardo alla questione della presentazione delle liste all'ultimo consiglio comunale, le liste sono pubblicate su tutti i giornali e potete verificare che tutti quelli dell'ultimo consiglio comunale stanno dislocati nella coalizione che sostiene il dottore De Luca e nella coalizione che sostiene il dottore Grimaldi. Quindi la maggior parte dei consiglieri comunali uscenti stanno nella sua coalizione e nella coalizione dell'altra coalizione. Può non piacere, però sta in quelle liste, potete verificarlo tranquillamente, non tiro fuori il giornale perché è la concorrenza. Dunque, dicevo, rispetto alla qualità del consiglio comunale, andate a verificare circa 15 da una parte e circa 14 dall'altra. In ogni caso, detto questo, rispetto agli episodi incresciosi che si sono verificati, proprio io sono andato in prefettura, ho chiesto al prefetto di verificare queste cose e dobbiamo dirci la verità. Quando siamo andati là, il prefetto ha parlato di tutto tranne che di quei due episodi, ha parlato piuttosto delle minacce che si erano fatte in quel periodo, guarda caso, ad una lista che fino al giorno prima era seduta al tavolo con il centrodestra di una, con un aspirante candidato sindaco che era il dottor Elien, che è passato 30 secondi. Certamente passeranno i 30 secondi, lo so che sta un po' nervoso tutto. Dunque, quindi, allora, le dicevo, è passato col centro-sinistra e proprio i candidati di quella lista vengono tutti minacciati. Purtroppo questa è la verità e il prefetto ci ha interrogato su questo, perché le esclusioni ai sensi dell'articolo 58, queste sono cose previste dalla legge. Quindi c'è un'autocertificazione che questi candidati ci hanno presentato, noi abbiamo consegnato e quindi questa persona è stata esclusa dalla prefettura. Tenga presente che il candidato che quando ha presentato l'autocertificazione a noi era pulito. Grazie. Quando ha chiesto di essere escluso, la commissione non l'ha escluso. Grazie. Come vede, faccio io il sorriso da cesso. Grazie Lettieri. Una cosa è certa, chiaramente ai quattro candidati a sindaco, quando sono nelle vesti della mia professione ci credo, ci metto passione, ma soprattutto ho una voglia di riscatto per tutti quanti noi e per tutti quanti voi. Noi vogliamo alzare la testa, vogliamo essere una cerra che conta, qui e altrove. Stasera, ripeto, siamo qui soprattutto per costruirci il futuro. Chiunque di voi sarà sindaco della città. E quindi praticamente questa è la cosa importante. Del resto non sono nervoso, sono solo un passionale, uno che nella sua professione ci mette passione e ci crede. Dottor De Luca. Come le liste facenti parte della coalizione sono state formate con la massima concretezza, ci sono persone per bene, persone che vogliono lavorare per la città. In modo particolare ci sono tanti giovani che con molto entusiasmo e con molta passione e con molta fiducia stanno partecipando a questa competizione elettorale. La nostra coalizione è formata, come diceva, da liste pulite, al punto tale che siamo l'unica coalizione che ha subito delle minacce. Minacce con pistola, aggressioni fisiche, regolarmente denunciate all'autorità giudiziaria, alle forze dell'ordine, e abbiamo io personalmente richiesto anche al prefetto un urgente incontro perché volevamo che venissero garantite e assicurate le condizioni per poter svolgere una campagna elettorale in un clima più sereno e più tranquillo. Comunque il prefetto ci ha dato ampie garanzie che la città sarebbe stata particolarmente attenzionata, che la città sarebbe stata controllata continuamente da parte delle forze dell'ordine e che quindi questo ci garantisce e ci dà quella serenità necessaria a poter proseguire la campagna elettorale. La crisi, diciamo così, se c'è crisi al Consiglio Comunale, perché è crisi la politica, come dicevo prima, è il modo come si fanno le coalizioni e i consiglieri che si mandano al Consiglio Comunale.
in effetti non rispondono più a nessun partito, ma rispondono solo a se stessi. Cioè 30 secondi. Si ritengono dei partiti e quindi molto facilmente si danno poi a quella forma di trasformismo che è dettata non da interesse pubblico ma esclusivamente da interesse personale. Quindi questa forma di trasformismo destabilizza, è chiaro, destabilizza e mette in crisi le maggioranze, creando poi grossi problemi, è chiaro, grossi problemi che non possono essere 10 secondi, creando grossi problemi alla città. Quindi per quanto riguarda la mia coalizione, io credo che noi abbiamo le carte in regola per poter garantire in consiglio comunale presenza di consiglieri che possono dare. Grazie dottore. E adesso veniamo ad una domanda che sicuramente tutti quanti voi, è la domanda di ognuno di noi che vorrebbe fare al candidato sindaco, quella che fa soprattutto i conti in tasca. La crisi economica in atto ha di fatto prodotto minori entrate nelle casse dei comuni. Vi sono però dei meccanismi fiscali di recupero, come ad esempio l'applicazione dell'IMU ex ICI. Per questa tassa il governo ha previsto un'aliquota variabile dal 4 al 7 per mille che i comuni devono applicare a noi cittadini. Della somma riscossa il 50% per forza di cose va allo Stato, quindi il comune che non lo applica va anche in contrassenzioni. La parte restante alle casse comunali. Che aliquota intendete applicare? Ed inoltre, per l'IMU 2, ICI 2, il cui ricavato va a finanziare le opere pubbliche e che prevede un'aliquota massima del 9 per 1000, che andrebbe applicata anche sulle case sfitte, come vi regolerete? Grimaldi, a lei la prima risposta. Dice Petruccelli, presidente del CONI, che in Italia tutti coloro che non devono decidere sanno tutto. Calma, arriveremo. Allora, l'imposta municipalizzata unica viene introdotta dal governo Monti per recuperare una parte di euro e fare in modo che il bilancio dello Stato da conti in nero, da conti in rosso, passasse o passi a conti in nero. Certo, questo tipo di politica fatta da un governo papocchio, perché ritengo che la partecipazione democratica e il voto popolare sia venuto meno in questo governo, ci pone oggi o porrà la futura amministrazione a fare una riflessione su questa imposta. Per quello che mi riguarda, faremo come i circa 600 comuni hanno già avviato in Italia, non applicheremo fino al 2013, intanto non è in vigore, fino al 2013 cercheremo di abbassare le tasse che già insistono sulle spalle degli acerrani, come la tassa sulla spazzatura. Noi faremo se riusciremo ad abbassare la tassa sulla spazzatura, su questo chiederò dei consigli al vice di Lettieri, visto che non paga la tassa della spazzatura da più di 10 anni, se mi darà indicazioni saranno legali, toglieremo la tassa sulla spazzatura. Sulla aliquota se saremo costretti, partiremo sulle case, sulle prime abitazioni con l'aliquota minima che è il 4%, mentre andremo a penalizzare fortemente non tanto le seconde abitazioni date in affitto, ma quelle sfitte. Andremo a penalizzare i palazzinari di questa città, i poteri forti. Grazie colonnello Grimaldi. Grazie colonnello. La campagna elettorale a qualcuno. Grazie colonnello. Geometra Lettieri. Allora dunque, io non so chi è il mio vice, quando l'amico Grimaldi me lo vuole dire io lo nomino.
Allora, detto questo, io come agirò su Lini? Come ho già fatto. Cioè, siccome io non parlo con i se e con i ma, perché qualcuno in qualche intervista disse che con i se e con i ma non si faceva la storia quando rispose all'Audanza. In ogni caso, io in questa città è patrimonio di tutti, lo sanno tutti, che sull'ICI ho fatto una direttiva per estendere la riduzione della prima casa anche alle case date in uso gratuito ai figli. Ciò a dimostrare la mia sensibilità verso questa materia. Però ora non possiamo ragionare con i secoli, ma posso dire che la stessa sensibilità che già ho dimostrato in passato la dimostrerò quando andrò ad amministrare. E in più voglio dire un'altra cosa, che quando ho fatto quella direttiva ho portato l'ICI sulle case sfitte dal 6 per 1000 al 7,5 per 1000 e sulle seconde e terze abitazioni sfitte al 9 per 1000, tanto è vero che c'è una direttiva già fatta. Per quanto riguarda i costruttori, qualcuno guardasse nelle sue liste, perché può darsi che lo tiene candidato, o può darsi che non lo conosce, quindi vada a guardare 30 secondi. Buongiorno. Grazie geometra Lettieri. Dottor De Luca. Sta attraversando il paese, purtroppo ha portato a un esperimento fiscale che c'è proprio al limite della sopportabilità. Ormai ci sono famiglie del ceto medio, pensionati, operai, impiegati che non riescono più a raggiungere a fine mese. Una crisi veramente che si è ridotto quasi alla miseria. E la stessa pressione fiscale, è chiaro, ha causato parecchi suicidi addirittura in Italia. Ora non soltanto le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche, in particolare gli enti locali, i comuni, stanno subendo purtroppo questa pressione da parte dello Stato, con riduzione di, diciamo così, di flussi finanziari che dovrebbero andare al comune. Quindi effettivamente il comune di Acerra, come tutti gli altri comuni, veramente si trova in grave difficoltà in quanto non ha finanziamento. La tassa, cioè per quanto riguarda l'IMU, effettivamente è una tassa che grava sulla prima casa. La prima casa, diciamo così, è una cosa indispensabile, è una cosa che serve, non è un lusso. La prima casa, secondo me, non andava tassata. Comunque, se è stata introdotta questa tassa, per quanto riguarda il comune di Acerra, io penso che se dovesse essere io il sindaco, per la prima casa applicherei il minimo che è il 4%, 5%. Per mille. Per quanto riguarda poi le seconde case, logicamente, qua 30 secondi. Il discorso cambia, perché l'effetto sulle seconde case vuol dire che noi saremo più, perché ci servono soldi, e chiaro, vuol dire che noi aumenteremo la liquidità. Grazie dottor De Luca. Dottor De Laurentiis. La crisi economica che viviamo è veramente drammatica, dobbiamo dire che è frutto di governi sbagliati. Il governo Monti, fra l'altro sostenuto dal PDL, dal PD e dall'UDC, il governo Monti reintroduce l'IMU e tante altre cose, anche perché ha avuto un governo precedente che... il governo Berlusconi, che ha fatto scempio di questa nazione. Il commissario prefettizio ad Acerra reintroduce l'addizionale IRPEF comunale molto probabilmente perché ha avuto un'amministrazione precedente, l'amministrazione Esposito, ancora di nuovo tutti e tre assieme, che non ha fatto una politica fiscale oculata per questo territorio. Rispetto all'IMU, noi dobbiamo dire con chiarezza che nei momenti di crisi purtroppo c'è bisogno di non gravare troppo sui redditi bassi e chiedere una solidarietà, uno sforzo in più a chi ha di più. Quindi la nostra azione sia sull'IMU, quindi prima casa, sia per quanto riguarda l'addizionale IRPEF comunale, la mia amministrazione, Lettieri diceva prima tutte quelle cose, gli voglio ricordare che io facevo l'assessore a bilancio, quindi insomma alcune cose le abbiamo fatte assieme, come la riduzione della TARSU del 50%. In ogni caso tutta la nostra azione fiscale sarà puntata al fatto di
ridurre le imposte per i redditi bassi, cercare di ridurle quanto più è possibile per i redditi medi e aumentare le imposte per i redditi alti, chiedendo solidarietà sociale. Dobbiamo capire che chi ha a dire, a chi ha di più, che questa volta purtroppo deve pagare qualcosa in più. Per questo tariffa minima per la prima casa, tariffa progressivamente più alta per le seconde. Grazie, e dottor per le De terze case. Allora, sempre ai 5 candidati, IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche. Fino a qualche anno fa il comune di Acerra non riscuoteva questa tassa addizionale. Dal 2011 è stata introdotta con un'aliquota del 20%. Rimarrà tale? La diminuirete o la aumenterete? Dottor De Luca. In effetti a questa domanda non posso dare nessuna risposta, perché bisogna vedere qual è la reale situazione finanziaria del comune, altrimenti si farebbe solo demagogia dire noi non paghiamo niente, chiaro, però noi vogliamo in cambio, vogliamo i servizi, è chiaro, vogliamo la scuola, vogliamo i marciapiedi, vogliamo le strade, vogliamo le fogne, vogliamo i servizi sociali, però i soldi alla fine dobbiamo anche prenderli da qualche parte. Noi non vogliamo nel modo più assoluto gravare sui cittadini, però quelle che sono le entrate necessarie e indispensabili per il comune, onde assicurare e garantire servizi minimi alla città, purtroppo ce ne dobbiamo fare carico noi, e quindi non posso in questo momento dire, se non conosco esattamente qual è la situazione finanziaria del comune, dire da questa la aboliamo oppure in che misura possiamo applicare. Questa è la mia risposta. Grazie dottore. Non serve uno slogan da questo palco, perché noi non stiamo qui per fare slogan, per vincere o perdere la campagna elettorale, noi stiamo qui a spiegare come amministriamo. Quindi rispetto a questa cosa dico che noi avremo un approccio serio, nella consapevolezza che questa città già è depressa dal punto di vista delle tasse, e quindi rispetto alla questione finanziaria approcceremo con attenzione, guardando tutti i livelli sociali e quindi rispetto bilanciando la questione tasse. Quindi verificheremo con attenzione e se c'è la possibilità abbasseremo il più possibile. Grazie Lettini. Dottor De Laurentiis. Di nuovo qualcosa ho già detto prima, di nuovo un riferimento al governo Monti. Il governo Monti ha fatto la proposta di modificare gli scaglioni IRPEF, chi ha una busta paga sa bene di cosa parliamo. Che cosa ha fatto? Ha ridotto l'IRPEF per i redditi bassi, e va bene, li ha aumentati per i redditi medi, li ha ridotti per i redditi alti. Cioè, io penso che siamo di fronte a una cosa che ha poco senso, se non quella della riduzione dei redditi bassi. Il commissario prefettizio di Acerra in qualche modo si è legato alla stessa dinamica. Noi proponiamo invece di cambiarla: riduzione dei redditi bassi, riduzione però anche dei redditi medi e aumento dell'addizionale per i redditi al di sopra dei 28.000 euro, proprio nella logica della solidarietà sociale. Però dobbiamo dire che i comuni, e noi da questo punto di vista ci attiveremo, qualora dovessimo essere eletti, dobbiamo incominciare una campagna nazionale, quindi entrare in rete con gli altri comuni del sud, affinché i comuni come Acerra, depressi da un punto di vista economico, non debbano più rispettare il patto di stabilità, perché la questione del rispetto del patto di stabilità sta penalizzando fortemente i comuni, specie i comuni del sud. Parlo del sud, io parlo sempre male del centrodestra, mi sei consentito, ma sono una persona di sinistra. Voglio dire una cosa invece buona che ha fatto un partito del centrodestra. Forse l'unica cosa interessante che ho visto in questi giorni è quella fatta da un sindaco leghista che ha rescisso il contratto del proprio comune con Equitalia per gestire la riscossione del debito dei cittadini in maniera diretta. Io credo che questo sia un segnale di civiltà che va applicata anche ad Acerra, perché il comune conosce le esigenze dei propri cittadini. Se uno non paga le tasse perché vuole fare l'evasione o se non ha i soldi per pagarle, e quindi andare incontro ai problemi. Grazie dottore. Colonnello Grimaldi. Per esempio,
l'esempio del sindaco leghista è già lo studio da un pool di avvocati giovani delle mie liste per fare sì che anche a Becerra scompaia la questione Equitalia, e questo è già un annuncio che faccio. Poi volevo fare una rettifica a quello che diceva lei, dottore Sansone: l'aliquota non è il 20%, ma è lo 0,2%. 0,2% è applicata per l'anno 2011 con delibera del commissario Fulvi, mentre poi cresce per gli anni successivi allo 0,4% per gli anni 2012 e 2013. L'impegno che prendo con la città è di lasciare anche per gli anni 2012 e per l'anno 2013 l'aliquota del 0,2%. Allora volevo fare, e chiudo con una battuta al geometra Lettieri, non su questo. Su questo non è che chi ha di più paga di più, perché questo ad Acerra non avviene. Chi ha di più paga di più. Ad Acerra avviene che chi dichiara di più nella dichiarazione dei redditi paga di più. Allora noi faremo una lotta all'evasione fiscale, lo dicevo l'altro giorno alla Casa dell'Umana Accoglienza, partendo dai politici che non dichiarano quello che guadagnano. Grazie colonnello. Anche questo interessa a tutti quanti noi e soprattutto alle mamme. Scuole materne, asili nidi comunali. L'incremento demografico della nostra città ci fa registrare una insufficienza di scuole materne, rilevabile dalle lunghe liste di attesa, ed ad una mancanza di asili nido. Come intendete porvi rimedio? Quali le azioni politiche nel vostro programma da intraprendere per incrementare le scuole materne e per istituire almeno una volta tanto un asilo nido? De Laurentiis, a lei la prima risposta. Sì, fa piacere questa domanda, perché l'asilo nido comunale è inserito all'interno del nostro programma, quindi su questo insomma siamo perfettamente in linea e d'accordo. C'è stato un grosso incremento della popolazione, lei lo diceva bene, c'è bisogno di immaginare, di progettare nuove scuole. Da questo punto di vista l'amministrazione della quale ho fatto parte è riuscita ad ottenere dei fondi, il cosiddetto Più Europa, e parte di quei soldi stanno per essere utilizzati per realizzare un campus scolastico nello Spiniello, proprio perché abbiamo bisogno di nuove strutture. Siamo già riusciti, lo dicevo anche prima, a realizzare il nuovo liceo a via Stendardo, e con un risparmio di bilancio siamo riusciti a completare i lavori della scuola media Ferraiolo. Ora in questi momenti stiamo vivendo un'emergenza collettiva, che è quella legata al primo circolo e non solo. Noi pensiamo di dover subito creare un pool di esperti, di tecnici, sia il dirigente del comune sia il genio civile, per capire la verità vera, scusatemi il gioco di parole, sul primo circolo didattico. Vogliamo capire una volta e per tutto, e se c'è da dare un incarico al più grande scienziato di staticità di quello 20 che secondi. Dobbiamo capire che tipo di intervento c'è da fare, quanti soldi si devono spendere per quella scuola, perché anche su questo c'è stata molta molta confusione e spesso strumentalizzazione. Con la sicurezza non si scherza, specie quando parliamo di ragazzi. Grazie dottore. Dobbiamo intervenire velocemente trovando risorse e capendo come intervenire. Grazie dottore De Laurentiis. Le chiedi? Allora, uno basta con le battute, perché quando parliamo di scuole dobbiamo essere seri. Le imbeccate non mi piacciono molto. Dobbiamo essere seri, dobbiamo amministrare seriamente, quindi non bisogna sorridere molto. Allora, sulle politiche sociali rispetto agli asili nidi, noi, questo è un obiettivo del nostro programma elettorale. Rispetto a questa cosa faremo
degli organi di valutazione per fare uno screening di tutti i bambini, per valutare quante persone sono nella condizione di aver bisogno di questo servizio. Rispetto alla realizzazione delle scuole, noi, come diceva De Laurentiis, già nella precedente amministrazione abbiamo puntato su questo obiettivo con il programma Più Europa, e già in realizzazione questa scuola, già sono in realizzazione le scuole materne, già sono in realizzazione gli asili nido. Bisogna solo dotare di psicologi, di maestri, di insegnanti che praticamente accompagnino in questo percorso tutti i bambini che hanno bisogno degli asili nido. Perché in questa città tanti genitori lavorano e hanno bisogno di questo servizio, e noi dobbiamo andare incontro a loro, e questa è la sfida vera della nostra coalizione. Grazie Giovanni Trolettieri. Colonnello Grimaldi. Allora, io noto con dispiacere che chi è stato ministro della città, non forse attratto da altre cose, non ricorda che per quanto riguarda l'asilo nido, noi abbiamo nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche stilato dall'amministrazione Esposito inserito 900.000 euro con fondi di finanziamenti esterni di privati per la costruzione di un asilo nido nella regione Buzzi. Stavamo facendo la stessa manovra con l'assessore Verone, la cooperativa Tommaso Esposito, per reperire altri fondi per un altrettanto asilo nido nella zona Madonnelle. Quindi un asilo nido in via Bruno Bozzi già inserito nelle opere triennali dell'amministrazione Esposito. Per quanto riguarda il primo circolo didattico, già ne abbiamo parlato, abbiamo avuto la possibilità dall'assessore Romano di impiegare 5 milioni e 100 mila euro destinati alla ristrutturazione e riqualificazione della casina Spinelli per mettere in piena sicurezza il primo circolo didattico e far ritornare a casa 1400 alunni oggi in giro per la Cerra. Ieri abbiamo avuto una notizia in anteprima, l'assessore Miraglia della regione ci ha già concesso 173 mila euro per la sistemazione del tetto del quarto circolo didattico. In più è previsto nel Più Europa, lo dicevo prima, fatto in modo egregio dall'amministrazione Marletta e portato avanti da me e da Esposito, una città della scuola. Grazie colonnello Grimaldi. Dove avremo l'asilo nido fino alle scuole medie. Dottor De Luca, a lei la parola. Il problema della scuola è un problema molto serio, perché abbiamo avuto un notevole incremento demografico, c'è stata la Cerra una forte espansione edilizia e quindi una forte immigrazione. Questo logicamente ha portato nel tempo a rendere sempre più, diciamo così, sempre più non sufficienti servizi indispensabili per la città. Il problema a scuola è un problema serio, perché il diritto alla scuola, il diritto allo studio è un diritto essenziale, irrinunciabile, e i bambini quindi devono poter svolgere regolarmente l'anno scolastico. Abbiamo avuto il grave problema del primo circolo didattico con il crollo del tetto, per cui tanti bambini sono costretti oggi a portarsi presso altre scuole, con gravi disagi per le famiglie, per i docenti e per gli alunni. E io ho detto in più occasioni che il primo problema da affrontare, cioè l'emergenza dell'emergenza, è il problema della scuola. Quando parliamo di scuola parliamo anche logicamente degli asili nido che sul territorio mancano. Purtroppo la gente non può ricorrere a strutture private, oltremodo costose, e quindi è necessario che il comune si faccia carico anche di creare sul territorio nuovi servizi, tra cui gli asili nido. Grazie dottor De Luca. Allora, ci abbiamo alla fine 4 domande per un minuto e mezzo di risposta. Quindi ci abbiamo veramente alla fine. La prima: TAV e passaggi a livello, la Croce degli Acerrani, passaggi a livello. Ci sono ancora margini di intervento sul tracciato dell'alta velocità ferroviaria? Come ognuno di voi ha intenzione di muoversi a livello sovracomunale per liberare Acerra dai passaggi a livello, visto che comunque il Presidente della Regione ha detto che ci sono due possibilità? Raffaele Lettieri. Funziona? Allora,
Innanzitutto tengo a precisare che il piano triennale delle opere pubbliche lo approva il Consiglio Comunale. Detto questo, quindi la risposta a quella cosa precedente della scuola. La proposta, ma la approva il Consiglio Comunale. Si attenga alla domanda. Cioè, no, è importante tappa e passaggio a livello. Lei dice, rispetto ai passaggi a livello. Guardate che vado in recupero, Rispetto ai passaggi a livello, questa classe politica ha già deciso quale deve essere il tracciato, deve essere a sud di Acerra, lo ha deciso il Consiglio Comunale, l'ho detto prima, è strano che la Regione Campania all'indomani, quando comincia a venire sul territorio e fa finta di dire certe cose, fa un po' di campagna elettorale, contemporaneamente decide di deliberare per far rimanere all'interno della città la linea ferrata, dicendo che ci sono due proposte. La proposta è una, noi già abbiamo deciso, pertanto noi apriremo un tavolo istituzionale con la Regione Campania per far rivedere questa decisione e lo faremo a testa alta, perché noi quando sarò sindaco di Acerra, sarò il sindaco di Acerra e non ho bisogno che nessuno mi accompagni per la mano. Grazie giovane Tolentino. Dottor De Luca. Dottor De Luca. Ancora una volta il comune non è protagonista delle scelte che riguardano il proprio territorio. Cioè come hanno fatto con la Montefibre, così oggi stanno facendo con la TAV. Se è vero come è vero che nel 2006 il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole alla soluzione a sud per l'alta velocità Napoli-Bari. Dopo sei anni, in effetti, non tenendo conto di quello che aveva deciso il Consiglio Comunale, la Regione con una delibera sceglie la non delocalizzazione della ferrovia. Cioè in effetti oggi la ferrovia, che prima deve essere delocalizzata verso sud e quindi evitare il passaggio a livello che divide in due la città con gravi problemi anche di inquinamento, oggi la Regione ha deciso che da quella strada ferrata, così come sta, deve rimanere, con un incremento logicamente dei passaggi dei treni e quindi con un forte inquinamento, perché il Comune non sa che cosa vuol fare la Regione, perché in effetti non è stata trasmessa al Comune di Acerra gli atti necessari per poter dare un giudizio. Cioè voi non volete regolarizzare, ma che cosa volete? Volete fare l'interrata? Volete fare il sovrappasso? Noi non lo sappiamo, quindi è necessario aprire subito con la Regione, è chiaro, un tavolo di trattative, che quella delibera venga sospesa, perché bisogna ridiscutere tutta la situazione. Noi vogliamo essere protagonisti delle scelte che riguardano il nostro territorio. Grazie dottor De Luca. Grimaldi. Allora, qui la questione non è una contesa della linea, perché io non ho amministrato negli anni 2000, però qualcuno ha la memoria corta che l'amministrazione di Emma aveva deliberato l'interramento della linea ferroviaria sull'attuale linea. Nel 2006 c'è stato, in contrapposizione a quella delibera di Consiglio Comunale, un'altra che porta la linea fuori da Acerra, e quindi abbiamo già due posizioni diverse di due amministrazioni comunali. Io do una sola certezza e concretezza a questa città, che comunque spariranno i passaggi a livello. Le due opzioni decantate dal presidente Caldoro ha preso impegno al Teatro Italia che col futuro sindaco si sceglierà la soluzione migliore per Acerra, e quindi comunque spariranno i passaggi a livello. Grazie colonnello Grimaldi. Dottor De Laurentiis, a lei la parola. Un poco di cronostoria. Nel 2000, quando la città chiese l'interramento, ci fu risposto dalla regione all'epoca che l'interramento era una soluzione troppo costosa, non c'erano i soldi per interrarlo. Vorrei capire se adesso Caldoro li ha trovati questi soldi, dove stanno, quanti ne sono, mentre invece mi pare di capire che la soluzione proposta dalla regione sia una soluzione veramente sciagurata, che manterrebbe il tracciato del binario così com'è. Questo dividerebbe Acerra in due parti. L'altro giorno stavo fermo a passaggio a livello, per molto tempo è passato Italo,
cioè noi avremo i treni dell'alta velocità che taglieranno in due Acerra. Allora quella è una scelta sciagurata, la scelta vera la città l'ha fatta nel 2006 con i passanti a sud, è presente anche nel piano regolatore e quindi la regione deve applicare la volontà dei cittadini attraverso la deliberazione di consiglio comunale e attraverso l'attuazione del piano regolatore. Se l'avessimo approvato un poco prima, molto probabilmente avremmo scongiurato questo pericolo. Le istituzioni non possono venire su questo territorio e imporre scelte sciagurate. Noi abbiamo bisogno che la linea passi a sud, anche perché abbiamo bisogno che l'attuale tracciato diventi un percorso a verde, così come abbiamo scelto proprio all'interno del piano regolatore. Quell'area va ripresa alla città, deve diventare un corridoio a verde con piste ciclabili e le stazioni attuali devono diventare aree sociali per i cittadini. Grazie dottore De Laurentiis. Piano traffico. Dopo l'esperienza fallimentare delle strisce blu, come intervenire per rendere la viabilità da Acerra funzionale al cittadino e al commercio, ma al contempo remunerativa per le casse comunali. Lettieri De Laurentiis, De Luca, Grimaldi. Prego Lettieri. Noi abbiamo un PUT giacente, quel PUT va approvato perché il piano urbano del traffico è stato progettato da un tecnico del settore, quindi le risorse non vanno sperperate, quel PUT va approvato, va attuato e una volta che sta in campo lì è previsto tutta una serie di zone pedonali, una serie di sensi di marcia corretti, lo attuiamo, una volta che lo abbiamo attuato verificheremo sul campo se funziona bene, se bisogna fare dei correttivi li faremo in seguito. Detto questo, rispetto alle strisce blu, rispetto a questo servizio che è sulla città, noi abbiamo una delibera abbiamo una relazione dell'ispettore del Ministero che tratta la materia Misia e degli operai della Misia. Rispetto a quel settore è un settore che deve passare all'interno del comune e noi ci attiveremo per rispettare rigorosamente la legge. Grazie Lettieri. Dottor De Laurentiis. Sì. La Misia per esempio nasce esattamente per dare un servizio, quello lì di permettere continuamente di alternare la sosta snellendo il traffico e in qualche modo anche di disincentivare l'utilizzo delle auto. Quel servizio integrato con l'azione della Polizia Municipale e con la sperimentazione di un piano traffico, ed è vero che è giacente al comune, già è stato fatto, credo che possa essere il tentativo per risolvere questa problematica o quantomeno per alleggerire la pressione del traffico veicolare. Dobbiamo però anche incominciare a dar vita a una cultura differente, una cultura legata all'utilizzo dei mezzi alternativi, navette all'interno della città, utilizzo delle biciclette e altre cose. Ho iniziato questa risposta parlando della Misia perché io credo fondamentale che il servizio debba rimanere, debba essere gestito dal comune, deve essere un servizio pubblico, saremmo contrari a qualsiasi forma di privatizzazione. Va alla nostra solidarietà ai lavoratori della Misia, perché la politica da questo punto di vista è vero che ha fallito, non ha permesso il rilancio di quella società nei tempi opportuni, per esempio nel 2008 quando fummo promotori, io e qualcun altro, di una proposta di rilancio della società. La messa in liquidazione che ha fatto il commissario è grave perché in qualche modo non dà una risposta ai lavoratori. Noi vediamo in base alla legge, essendo un servizio pubblico, essendoci stata una selezione pubblica, il servizio vada integrato all'interno del comune con il relativo personale. Grazie dottor De Laurentiis. Dottor De Luca. Acerra in questi anni è enormemente cresciuta e in pochi anni si è passata da 45.000, poi 10 anni, cioè si è cresciuto 10.000 abitanti, però la rete viaria è rimasta sempre la stessa.
di conseguenza non è adeguata, non è sufficiente a poter far fronte all'incremento di traffico che c'è stato. Quindi la prima cosa, i cittadini dovrebbero farsi carico di cercare di ridurre quanto più è possibile l'uso della macchina. Cioè, se non è proprio necessario, facciamone a meno, anche per motivi di inquinamento. Certo, la città ha bisogno di un nuovo piano traffico, proprio in considerazione che la rete viaria è insufficiente alle nostre esigenze. Quindi questo piano traffico è stato recepito dal piano regolatore, che è stato recentemente adottato, e quindi in quel piano traffico è stata rivista tutta la problematica relativa al traffico, prevedendo anche aree di parcheggio, prevedendo anche nuove zone di sosta, e quindi non appena questo nuovo piano andrà in vigore, credo che la situazione del traffico avrà un sensibile miglioramento. Grazie dottor De Luca. Prego Grimaldi. Allora, per il piano traffico nella precedente amministrazione avevamo già previsto la costruzione di una tangenziale che parte dal ponte di Napoli ed esce a via Volturno, sfruttando il ponte di via Volturno. Questo l'ho fatto in sinergia con l'assessore Malangio, con il quale siamo riusciti a ottenere dal consorzio di bacino del Basso Volturno il nulla osta per occupare e impegnare una strada del consorzio, che è la prosecuzione della strada già costruita nella zona FIF. L'opera dovrebbe costare circa 1 milione di euro e con questa opera smaltiremo una volta per tutto il traffico in entrata su Corso Italia, sarà dirottato direttamente nel rione Buzzi e in tutta l'altra zona di Acerra. Per quanto riguarda la Misia, io ho detto in giunta e anche ai tavoli politici della precedente amministrazione che paradossalmente è costata di più all'amministrazione, sono costate di più le strisce blu che le precedenti strisce bianche, perché chi ha creato le strisce blu ha creato un pozzo di debiti per l'amministrazione comunale in perdita costante dal 2008 al 2012, tant'è vero che il commissario Fulvi ha liquidato la Misia. Io però devo spendere una parola a favore dei dipendenti della Misia, qualsiasi sarà la soluzione che prenderò da sindaco, sia per esternalizzare i servizi, sia per creare una multiservizi comunale, i posti di lavoro ai 6 dipendenti in Misia saranno comunque salvaguardati. Grazie mille. Passiamo al tema che riguarda tutti gli acerrani, il problema della sicurezza. Esiste, e dei commercianti, di tutti i cittadini, delle abitazioni. Dai 5 candidati a sindaco vogliamo sapere in quali aree, dove e soprattutto con quali mezzi, come intervenire e soprattutto, a maggior ragione, con quali fondi sulla sicurezza degli acerrani. Incomincia dalla prima risposta il colonnello Grimaldi. Non ho capito la domanda, se rilanciare... Con quali fondi e in quali aree e come intervenire sulla sicurezza degli acerrani. Vabbè, la sicurezza non ha prezzo. La sicurezza degli acerrani, noi avevamo già fatto un progetto nell'amministrazione precedente. Avevo dato al comandante dei vigili urbani un piano di controllo coordinato del territorio, in modo tale da lavorare in sinergia con carabinieri e polizia di Stato. Avevamo già previsto nelle opere triennali la costruzione di una nuova caserma dei vigili urbani contenente una centrale operativa, perché è impensabile che non si sappia in che momento e a quale ora le pattuglie sia dei vigili che dei carabinieri che della polizia di Stato si trovano in determinati luoghi della città. La sicurezza non ha prezzo, avevamo cominciato anche a predisporre con fondi e con finanziamenti una telesorveglianza sul territorio, perché solo controllando il territorio 24 ore su 24 uno può dare quella sensazione di sicurezza ai cittadini. Inoltre volevo terminare col dire che avevamo già proposto al comandante dei vigili, essere parte del nostro programma, parte del nostro programma elettorale, è una delle prime cose che faremo. Porteremo i vigili urbani a lavorare ricompensando con lo straordinario e con altre forme economiche fino a luna di notte, quindi avremo i vigili urbani in città fino a luna di notte. Grazie mille. Prego dottor De Luca, la sicurezza in città come e dove? Questo è un altro problema serio, quello della sicurezza in città, perché tutti sappiamo casi di scippi, casi di furti che avvengono continuamente, specie le vecchiette molto spesso quando vanno a prelevare le pensioni sono oggetti di aggressione, di scippi, e quindi molte volte
vanno a finire anche all'ospedale. Quindi è un problema serio. La sicurezza certamente è un problema che deve assicurare la forza dell'ordine, però il comune logicamente può svolgere anch'esso una propria, può dare un contributo per migliorare la situazione in materia. Dunque, per quanto riguarda il comune, dobbiamo certamente cercare una migliore utilizzazione dei vigili urbani che in sinergia anche con le forze di polizia possono effettivamente, utilizzando anche le società di privati, vedere un po' com'è possibile migliorare l'attenzione su questo territorio per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini. Indubbiamente è un problema abbastanza complesso e abbastanza serio, noi dobbiamo ricorrere se possibile, anzi ci ricorreremo, vedendo anche che non penso che sia eccessiva la spesa, creare un sistema di videosorveglianza in modo da tenere sotto controllo i punti sensibili della città, onde individuare chi sono coloro che continuamente aggrediscono i nostri cittadini e quindi mettono logicamente in crisi la sicurezza della città. Dottor De Luca. La parola al dottor De Laurentiis, prego. La sicurezza sul territorio la fanno innanzitutto le forze dell'ordine, che dovrebbero cooperare e coordinarsi, quindi Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia. Penso anche che possiamo condividere la proposta di mettere della videosorveglianza in alcune zone mirate, ma il punto è, se non interveniamo sull'educazione civica dei nostri giovani per fermare episodi di bullismo o di teppismo o come lo vogliamo definire, e se non interveniamo per creare lavoro e ricchezza su questo territorio, noi non riusciremo mai a debellare definitivamente questi fenomeni. C'è bisogno di una deterrenza immediata, quindi controllo del territorio, ma c'è bisogno soprattutto di sottrarre alla morsa della disperazione sociale o alla stretta della criminalità i nostri giovani e le nostre persone che hanno difficoltà e che spesso delinquono perché sono prese esattamente dalla disperazione. Grazie della presenza. Prego, mettetevi sulla sicurezza. Stasera su questo patto piovono milioni di euro per ogni cosa. Comunque, questi milioni di euro che dovrebbero piovere da Cella, forse posso capire il dottore De Luca che non era presente in amministrazione, ma qualcun altro che era presente in amministrazione forse non sa che il progetto di videosorveglianza su questo territorio è stato già fatto. Lo sappiamo che non funziona, lo sappiamo. Va. Allora, questo progetto di videosorveglianza è stato già approvato, è stato già attuato, c'è anche la fonte di finanziamento, deve solo partire l'accordo tra i vari corpi di polizia e si cominceranno ad installare le videocamere di sorveglianza nei punti sensibili della città, così come stabilito dalle forze di polizia e da chi ha fatto il progetto. Ma sono d'accordo con chi diceva prima che sul territorio la sicurezza non è solo repressione, noi dobbiamo curare soprattutto l'aspetto civile della vicenda, cioè gli aspetti che riguardano il bullismo e gli aspetti che riguardano il comportamento civile delle persone. Penso che dobbiamo cominciare a partire con progetti che partono dalle scuole, dobbiamo cominciare a passeggiare di più tutti quanti nella nostra città, perché se passeggiamo tutti quanti di più nella nostra città e frequentiamo tutti i quartieri della città, evidentemente la città la sentiamo nostra e facciamo in modo che chi ha intenzione di comportarsi male arretri rispetto alle persone che viaggiano, che stanno in città. Grazie mille. Chiudiamo il nostro confronto con una domanda che è uno sguardo al futuro. Tra le liste elettorali, tra i 600 candidati al consigliere comunale, abbiamo visto un buon numero di giovani. Però noi di Tablo crediamo che prendere in considerazione i giovani non significhi solo candidarli, ma anche e soprattutto adottare politiche sportive, politiche
per la disabilità, politiche per l'inserimento nel mondo del lavoro, a maggior ragione in seguito alla delocalizzazione del centro per l'impiego dal nostro territorio. Quali politiche giovanili metterà in atto il prossimo sindaco di Acerra? La parola al dottor De Laurentiis. Sì, attenzione per, sicuramente per i giovani, per le fasce deboli, per i disabili. Dobbiamo creare integrazione sul nostro territorio, dobbiamo, per quanto riguarda i nostri giovani, dare fiducia ai giovani, dobbiamo tentare di coinvolgerli. Le mie liste sono composte da tanti giovani, giovani che hanno deciso, spesso anche con coraggio, di fare un percorso politico, non di candidarsi solamente, ma di iniziare a fare qualcosa per questo territorio. Poi lo si può fare in un partito, lo si può fare in un altro, ma noi dobbiamo far tornare ai nostri giovani la passione di darsi da fare e di considerare la città il bene comune da tutelare e da salvaguardare. Noi pensiamo di dover lavorare per la delocalizzazione dello stadio comunale e dobbiamo attrezzare questa città ottenendo fondi sovracomunali per creare una cittadella dello sport attrezzato. Da questo punto di vista la piscina comunale è finalmente qualcosa che riusciremo ad ottenere, che abbiamo ottenuto su questo territorio. Eravamo uno dei pochi comuni che non aveva un impianto appunto comunale come la piscina, e ci sono tante cose da fare. Noi immaginiamo che allo sport ci sia un operatore dello sport per quanto riguarda la giunta, alle politiche sociali ci sia un operatore delle politiche sociali, alla cultura ci sia un operatore della cultura, perché ripeto, Acerra si governa insieme ad Acerra, non grazie con altre cose. Grazie mille. La parola è Gianluca Lettieri, prego. Per quanto riguarda il puntare sui giovani in politica, per me parla la mia storia. Già nell'ultima amministrazione siamo riusciti a fare eleggere 2 giovani su 4 e abbiamo impiegato come assessore in giunta un altro giovane che è l'unico che è riuscito a realizzare il progetto di raccolta differenziata in questa città, che è una realtà. Quindi lo abbiamo dimostrato con i fatti. Non ho messo mio cugino a fare l'assessore, ho messo un'altra persona. Certamente questa città ha dato un grande segnale di civiltà, questo è vero, e vi ringrazio a tutti. Ma questo quando la città viene toccata nelle corde giuste dalla politica. Detto questo, per quanto riguarda i disabili, per quanto riguarda noi questo aspetto, noi dobbiamo impiegare cooperative sociali che facciano progetti per riuscire a far sentire queste persone a loro agio in questa città. Perché in questa città abbiamo un altro problema che attiene, ahimè, ai lavori pubblici. Abbiamo i marciapiedi di questa città su cui non si può passeggiare. 20 secondi, Lettieri. E questa è colpa di tutti coloro che hanno amministrato negli ultimi 50 anni. Tutti, negli ultimi 50 anni. Tutti. Quindi dobbiamo porre un'attenzione particolare a queste cose. E insieme, però non possiamo immaginare che ci sia un sindaco che con la bacchetta magica trasformi tutti i marciapiedi dalla sera alla mattina. È necessario che tutti ci impegniamo e puntiamo su questo aspetto, sì. Perché non si dice solo dal palco, ma si fa anche quando lo si amministra. La parola al colonnello Grimaldi, 1 minuto e mezzo sui giovani. Vabbè, lasciamo stare, perché nei lavori pubblici negli ultimi 2 anni ho fatto quello che negli ultimi 20 anni tutti quelli che sono succeduti nelle cariche amministrative non hanno fatto. Basta vedere la riqualificazione del centro storico, basta vedere la sostituzione dei 700 pali della pubblica illuminazione, questa è sicurezza, l'integrazione di altri 300 pali in città, via Brindisi, via Cattaneo, piazzale Madonnelle, via Fondola, basta vedere la riqualificazione di Pezzalunga, basta vedere quello che ho fatto al cimitero in 2 anni. Allora
coscienza, un esame di coscienza, ci vogliono le scarpette per chiudere. Allora l'assessorato alle politiche sportive, l'assessorato alle politiche giovanili, noi l'abbiamo già istituito, avremo un giovane parente, un giovane che oggi già lavora con le politiche giovanili e con lo sport come assessore di questa città, un giovane che può dare tanto, anche nell'assessorato lo integreremo con l'innovazione e i rapporti con le istituzioni. Inoltre sempre per i giovani, abbiamo, e l'ho detto, nel tema della cultura giovanile, istituiremo un teatro comunale con la direzione artistica di un giovane acerrano che si fa, porta il nome di Acerra nel mondo, sarà il direttore artistico del teatro comunale ad Acerra, avremo un teatro comunale ad Acerra. Grazie. Poi nello sport volevo fare una battuta, leggevo che qualcuno con tutti i fondi che ha si dedica all'equitazione e al paracadutismo. Noi faremo in modo di portare ad Acerra gli sport popolari, dall'atletica al basket. Grazie, al calcio. Grazie. La parola al dottor De Luca, prego. Dobbiamo promuovere e sostenere tutte le iniziative di carattere culturale sul nostro territorio, perché là dove c'è cultura c'è futuro, se non c'è cultura c'è solo arretratezza. Quindi deve essere impegno dell'amministrazione comunale quello di sostenere queste iniziative. A Cerra teniamo cose che effettivamente devono avere la loro giusta valorizzazione. Teniamo il museo archeologico, teniamo ancora il museo di Pulcinella, teniamo ancora sul nostro territorio la scuola di musica, teniamo tanti giovani che vogliono effettivamente avvicinarsi alla cultura e non trovano purtroppo, non ci sono purtroppo le iniziative necessarie per far fronte a questa domanda o a questo bisogno di cultura che viene dai giovani. Poi per quanto riguarda l'attività sportiva, io quando ero assessore mi sono battuto allora per avere da Cerra un'altra struttura sportiva, il campo Arcoreo, che purtroppo oggi sarebbe stato completato a quando. Quella è una struttura che va effettivamente potenziata, migliorata, va messa a norma, perché è una struttura che viene frequentata da tanti giovani, i quali molte volte si fanno male perché è, diciamo così, il manto è pieno di buche, i ragazzi si fanno male. Ora, per quanto riguarda poi le altre iniziative, anche per quanto riguarda gli handicappati, quindi anche loro logicamente hanno bisogno di che l'amministrazione dia loro le opportunità necessarie per non poterli fare sentire dei diversi. Poi per quanto riguarda la politica, i giovani si avvicinano alla politica nella misura in cui gli anziani sanno dare fiducia. Cioè oggi i giovani non credono nella politica. Io sto vedendo tanti giovani che si stanno avvicinando oggi intorno a me, li vedo tutti i giorni, perché cominciano a credere in qualche cosa. I giovani devono venire nei partiti e... Grazie dottor De Luca. Siamo giunti al termine. Come di consuetudine chiudiamo con una risposta libera da parte dei candidati. La speranza è soprattutto che quelle che sono state le risposte alle nostre domande siano efficaci, ma soprattutto abbiano a coloro che sono ancora indecisi per chi votare, a chi scegliere, magari attraverso le loro risposte qualcuno stasera ha fatto il pensiero per chi votare e chi ha dato il voto. Ma indipendentemente da chi votare e da chi ha dato il voto, c'è una cosa importante e fondamentale, e questo va fatto un applauso a tutti e quattro, perché uno di loro sarà colui che deve amministrare per 5 anni questa città e ci deve rilanciare in quelle che sono le cose che contano. Io ringrazio personalmente a tutti i candidati a sindaco, ringrazio al popolo acerrano per l'immensa partecipazione di questa sera e ci credo che Acerra può rialzarsi e può guardare lontano.
perché c'è Vincenzo, un bambino di 11 anni sul palco, perché adesso, indipendentemente dal nostro modo di condurre, sperando di aver dato la parola distinti e distante dai candidati a sindaco per come è stata articolata questa manifestazione, l'ultima cosa che loro diranno sarà pescato, ci sono i nomi, le ho scritto in dei foglietti, ho chiamato un bambino e che sorteggerà man mano. Ognuno di loro, i qua, scusate delle spalle, i quattro candidati a sindaco possono fare un appello alla città. Perché devono votare Raffaele Lettieri? Perché devono votare il dottor De Luca? Perché devono votare Giambattista De Laurentiis? Perché devono votare Antonio Grimaldi? La sorta a chi chiuderà questo incontro. Forza. Grazie Vincenzo. Lettieri. Perché Acerra ti dovrebbe votare a sindaco? Perché ho dalla mia... Perché ho dalla mia l'età, perché ho dalla mia l'esperienza, perché ho dalla mia la vera novità. La coerenza del percorso politico, la coerenza di aver scritto un programma elettorale con il quale ci stiamo presentando nelle case, un programma che non è fatto di spot ma che è fatto di obiettivi da raggiungere e di un percorso originale e di un percorso vero. Noi alla fine della nostra amministrazione chiederemo di essere misurati su questo programma. Quindi io vi chiedo di votarmi sul programma ed è su questo che chiedo il suo consenso. Grazie. Grazie Geometra Lettieri. Vincenzo, il secondo. De Luca. De Luca. Perché Acerra dovrebbe votare De Luca? Perché è stata creata una coalizione tesa a garantire un governo stabile, un governo incisivo, un governo che possa effettivamente creare un nuovo clima politico per un migliore avvenire della nostra città. Io credo che soltanto così è possibile effettivamente di, tra 5 anni, di consegnare alla città, è chiaro, un clima più tranquillo, più sereno, che è necessario per poter avviare la soluzione dei problemi della città. Cioè quello che dico io è che fare un'amministrazione comunale e poi dopo pochi mesi arrivare a creare all'interno dell'amministrazione una serie di lacerazioni bloccano qualsiasi forma di attività. Allora io dico che un governo che si fonda su una coalizione che è stata fatta proprio ad hoc possa garantire un governo stabile, sereno e incisivo. Grazie dottor De Luca. Grimaldi. Perché Acerra dovrebbe votare Grimaldi? Perché sono il riferimento di una coalizione di centrodestra omogenea e certa. Solo questa coalizione può assicurare oggi ad Acerra un governo stabile e duraturo, un governo che duri finalmente 5 anni. Metteteci alla prova perché faremo in modo che tra 5 anni il sindaco uscente sarà ricandidato e rieletto. Questo sindaco di questa coalizione non sarà mandato a casa da nessuno, perché chi ha costruito i muscoli di gomma non li potrà usare contro questa amministrazione. Questo governo ha un programma, sentivo parlare di programmi, ha un programma serio, un programma snello, un programma concreto.
stilato da risorse acerrate. Non abbiamo fatto il copia e incolla. Dalla città di Salerno, perché ci siamo resi conto che Salerno è un bellissimo mare, noi abbiamo un mostro che si chiama termodistruttore. Praticamente con un programma stilato dagli acerrani. Grazie colonnello Pinali, allora dobbiamo far leggere l'ultimo dei Laurentiis. A chiudere questa manifestazione è il sindaco più giovane, 33 anni, candidato sindaco. Direttore, se mi consente, che Acerra ti dovrebbe votare? L'ultima la faccio in piedi, l'ultima risposta la do in piedi. In questo paese c'è bisogno di un terremoto, abbiamo bisogno di una rivoluzione democratica, abbiamo bisogno di cambiare questo paese, abbiate il coraggio di cogliere una sfida del cambiamento, del rinnovamento, che non è solo negli uomini ma è nella testa e nel cuore. Provate a cambiare Acerra insieme alla sinistra, con la coerenza dei partiti della sinistra, ma insieme soprattutto al popolo. Diamo voce al popolo. Noi vorremmo che ad Acerra si applicasse in pieno l'articolo 3 della Costituzione italiana, che dice: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, il primo, e l'articolo 3 dice che siamo tutti uguali di fronte alla legge, ma lo Stato deve lavorare per rimuovere quegli elementi che rendono un cittadino non uguale all'altro cittadino. Per questo il nostro slogan è diritti non favori. Acerra, alza la testa e prova a cambiare. Grazie Giovanni De Laurentiis. Visto e considerato che uno di questi quattro candidati a sindaco dovrà rilanciare e alzare allora, visto e considerato che uno di loro si assumerà la responsabilità di governare e di far alzare Acerra, per un gesto simbolico ma soprattutto per l'unità che tutti quanti abbiamo dentro di noi per il rialzarsi di questa città, alzate le mani e viva Acerra!